Buonasera a tutti, i nostri tempi devono essere anglosassoni ovviamente. Signor Presidente del Senato Pietro Grasso, signor Presidente per il Comitato per gli Anniversari di Interesse Nazionale Franco Marini, cari amiche e cari amici, ringrazio il Presidente del Senato, ringrazio il Presidente della Commissione Biblioteca, il Senatore Sergio Zavoli che ci ha accolto all'inizio, per averci concesso questi locali. Un saluto particolare alle ragazze e ai ragazzi dell'Istituto Superiore Carlo e Nello Rosselli di Aprilia. Sono queste ragazze e questi ragazzi qui, che sono con la loro professoressa Carla Battaglia. Un saluto particolare a Silvia Rosselli, la figlia di Nello, che ci fa l'onore di essere presente insieme, credo, anche a Giacomo Rosselli. Credo che siamo tutti consapevoli di stare facendo qualcosa di importante. Stiamo ricordando in un'alta sede istituzionale il sacrificio dei fratelli Carlo e Nello Rosselli assassinati 80 anni fa in Francia con una vile imboscata perpetrata con l'intento di mettere fine alla battaglia che si stavano conducendo contro il fascismo italiano ed europeo per la giustizia e per la libertà. La vita, la morte, la memoria. Con la nostra manifestazione di oggi dimostriamo 80 anni dopo che non hanno vinto gli assassini, bensì le loro vittime. Come ha scritto Piero Calamandrei sulla lapide della loro tomba, Carlo e Nello Rosselli, giustizia e libertà, per questo morirono, per questo vivono. Chiedo al Presidente del Senato, il Senatore Pietro Grasso, di portarci il suo saluto. Onorevoli colleghi, autorità, gentili ospiti, allievi, professoressa, è per me un grande onore ospitare oggi in Senato questo incontro sull'attualità dei Rosselli. È importante ricordarli e riconoscere il giusto tributo a questi due grandi maestri di pensiero ed eroi dell'antifascismo che sono entrati a pieno titolo tra i grandi protagonisti della storia della sinistra italiana ed europea. Io ringrazio il Presidente Valdo Spini che ha inventato questa giornata di studi arricchita da un'interessante mostra storiografica e fotografica che ho appena appunto visto. Un ringraziamento anche ai relatori che ne sono certo offriranno significative chiavi di lettura per comprendere meglio il contributo intellettuale e politico che i due fratelli diedero alle dinamiche storiche, geopolitiche, culturali del loro tempo. L'epoca in cui i fratelli Rosselli vissero non fu delle più facili. Le lacerazioni del primo conflitto mondiale accesero in loro la fiamma dell'impegno civile e politico. Avevano personalità diverse. Carlo, uomo di azione dal temperamento appassionato e teorico del socialismo liberale, Nello, docente universitario e cultore della storia del risorgimento italiano. Entrambi però erano accomunati da un unico ed ambizioso ideale: difendere la libertà da ogni forma di prevaricazione e di dittatura legandola alla giustizia sociale. La visione lungimirante dei fratelli Rosselli fu proprio quella di superare le contraddizioni del pensiero socialista e del sistema capitalista e liberale attraverso una loro interazione. Il riconoscimento dei diritti di libertà non può realizzarsi appieno se non è completato dalla piena conquista dei diritti politici, elettorali, civili, economici, non solo da parte del ceto borghese, ma anche da parte di chi, lo dico con le parole di Carlo Rosselli, versa nella miseria e riesce a malapena, con un lavoro logorante e abbruttente, a soddisfare i bisogni primari della vita. Sostenitori di questo legame inscindibile, i Rosselli si impegnarono attivamente per la nascita nella società fascista del loro tempo di una cultura liberale socialista con l'obiettivo di dare a ciascun cittadino la possibilità di diventare protagonista della vita politica e sociale del paese e certamente non semplice spettatore. Carlo e Nello furono sempre consapevoli dei rischi della loro scelta militante antifascista e della grandezza del loro esempio
troviamo un'autentica testimonianza nelle parole del loro grande maestro Gaetano Salvemini, che affettuosamente li esalta per avere accettato stoicamente anche l'idea della morte pur di non vivere in un paese privato della libertà. Significative sono al riguardo le parole pronunciate da Carlo Rosselli durante il processo Bassanesi. Avevo una casa, me l'hanno devastata. Avevo un giornale, me l'hanno soppresso. Avevo una cattedra, l'ho dovuta abbandonare. Avevo, come ho oggi, delle idee, una dignità, un ideale. Per difenderli sono dovuto andare in galera. Avevo dei maestri, degli amici. Amendola, Matteotti, Gobetti, me li hanno uccisi. Rinunciarono a tutto i fratelli, anche alla vita, senza mai rinnegare l'etica del dovere, la passione civile, la fede incondizionata nell'impegno politico e l'amore per la patria e la libertà. Sono trascorsi 80 anni dalla loro tragica uccisione, ma ancora oggi la loro vicenda umana e politica ci offre spunti di pensiero e riflessione attuali e profondissimi. L'orgoglio con cui scelsero di lottare contro il regime fascista e di battersi perché il popolo italiano diventasse padrone del proprio destino rappresenta un grande patrimonio per tutti noi. E quindi facciamo tesoro della loro eredità spirituale. Lo dobbiamo. Lo dobbiamo a tutti coloro che come loro non ebbero il privilegio della democrazia e della libertà, ma lottarono per conquistare questo privilegio e offrirlo alle generazioni future, concorrendo alla costruzione della nostra Italia repubblicana e democratica. Siamo dunque noi i primi destinatari del loro esempio, e del resto lo stesso Carlo Rosselli ne era consapevole quando in una lettera a Salvemini rispose: forse non avrà apparentemente alcuna positiva efficacia, ma io sento che abbiamo da assolvere una grande funzione, dando esempio di carattere e di forza morale alla generazione che viene dopo di noi. E io penso che in queste parole è racchiuso il vero significato di questa giornata. La vostra presenza qui in Senato rappresenta la più bella e concreta dimostrazione di quanto ancora possiamo apprendere da questi nostri amati, cari, grandi uomini. Grazie. Scusatemi se devo tornare in Senato a presiedere l'Aula. Allora siamo riusciti a avere una tavola rotonda veramente qualificata e molto importante, ma vorrei che la introducesse il senatore Franco Marini. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri c'è un comitato per gli anniversari di interesse nazionale. Ha un degnissimo presidente che è il senatore Marini, e devo dire che se siamo qui lo dobbiamo molto a lui, perché lottando anche da parte sua con molta fermezza, l'anniversario dei Rosselli è stato inserito all'interno del calendario del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale. Grazie a Franco Marini e al senatore Marini, do la parola. Molto gentile Spini, ringraziarmi è stato un riconoscimento, insomma, io lo voglio sottolineare qui dinanzi a voi. Il passaggio dei decenni, quando diventano 80, sono parecchi, aiutano a coprire la storia e anche la vita e anche le battaglie e anche i valori conquistati molto spesso, anzi questo è un periodo molto lungo. E a lui, e la faccio finita su questo punto, poi sarò molto veloce, ho preso qualche puntino. A lui voglio dire che ha mostrato la consapevolezza della ricchezza di questa storia e la necessità, forse, per i nostri giovani, per il nostro paese, per la nostra società, di prolungare, di rendere più forte per tutti coloro che vedono questi valori
attraverso il suo impegno che è stato piuttosto lungo. Non è rimasto solo in Italia, è andato anche fuori, quindi sono io che lo ringrazio, e il Comitato l'ha fatto senza nessun problema, l'ha visto come quasi un dovere piuttosto che una cosa forte e accettabile. E il discorso potrebbe essere lungo, e io non vi seguo nemmeno qualche appunto. Devo dire che alla fine, cioè la battaglia politica così determinata, il no al fascismo, pubblicazioni che restavano lì, non potevano mollare, sono state cose in parte forte della storia dei fratelli Rosselli. C'è di più. Io, rileggendo qualche scritto che Spini mi ha trovato, qualcosa avevo già letto prima, le cose le conoscevo, però si vede nei fratelli Rosselli e in questa comunità che avevano messo assieme in questa battaglia così dura portata avanti, qualcosa di più, quasi un'intuizione del futuro. Perché dico solo una cosa su questo: pensate a cos'è l'Europa, pensate a cos'è l'Italia, a cosa sono i giovani, a quali sono le tensioni sociali. Io sono stato il segretario di una confederazione grande sindacale, qualcuno di voi se lo ricorderà, è passato parecchio tempo, la CISL, e quindi le battaglie sindacali erano forti, e la società cambiava. Rosselli, quando parla di giustizia e libertà, io la libertà l'ho interpretata come un quadro fortissimo, senza l'appoggio del quale nemmeno la giustizia poteva stare in piedi, e lo ritengo ancora oggi così. Ma se noi guardiamo al nostro paese e guardiamo agli altri paesi europei, forse più largamente, ma lascio stare, non ne voglio parlare più lungo, la globalizzazione, certo, la globalizzazione, noi vediamo che c'è stata l'intuizione della centralità di questa parola giustizia nei rapporti sociali. Questo è stato detto anche fuori dal fascismo, prima del fascismo l'attività è cominciata. E vedere che la comunità umana deve avere un equilibrio, e piano piano nel corso degli anni, nella nostra vita di oggi e nella nostra attività politica di oggi e le contraddizioni di oggi, oggi c'è. I giovani di questo nostro paese vedono proprio questa parola giustizia, questa parola uguaglianza, per la quale si è tanto lottato, almeno nelle lotte sindacali e nelle lotte della società, oggi è venuta meno per questa rivoluzione, questo cambiamento straordinario, questo salto tecnologico e nuovo che ha toccato i rapporti tra le realtà sociali e anche all'interno degli stessi stati e anche dentro la capacità di influenza nelle nostre società delle forze politiche. I sindacati abbiamo la stessa capacità di spostare rapporti e punti di uguaglianza e rafforzamento del lavoro, o ce l'hanno meno di prima? Non perché sono più bravi di noi, è perché il quadro è mutato. E su questo i giovani avvertono, su uno dei punti fondamentali dell'equilibrio sociale, la ricerca e l'ottenimento di un lavoro accettabile, aperto, come abbiamo conosciuto nel corso dei decenni passati. Oggi non c'è, e quindi questa tensione è straordinaria. I fratelli Rosselli, in questo loro quadro e in questa loro visione della vita, il socialismo liberale, e io su questo voglio fare un'affermazione un po' azzardata, se mi ricordo di queste cose che ho segnato, cos'è se non l'intreccio di questa necessità di uguaglianza che tocca la vita in particolare dei più giovani, ed anche questa possibilità scossa dai rapporti straordinari che dentro il mondo economico e nei rapporti tra gli stati è venuto, ed è aperto, ed è qualcosa, non mollare sulla libertà, è una presa di posizione dei Rosselli, non mollare sulla libertà, però l'uguaglianza è l'elemento dell'equilibrio delle nostre società. Questo è arretrato di molto, e su questo la politica deve costruire anche le sue posizioni. Ed è la più grande questione aperta. L'hanno intuita? Sì, l'hanno intuita.
E quindi questo tuo lavoro, questo lavoro degli amici che sono qui dentro pure, è di tenere assieme insomma dei valori, delle realtà, delle verità che sono state profondamente intuite anche all'interno di una battaglia lunga così dolorosa e come si è conclusa così duramente degli uomini che noi ricordiamo oggi. A me ha sempre colpito il socialismo liberale, così mi toccava da giovane, quasi quasi non lo capivo fino in fondo dentro il lavoro sindacale, così impegnativo che è stato quando ero più giovane. E però la vicenda politica di Moro mi ha portato a dire che probabilmente questa storia del socialismo liberale è qualcosa di più profondo, che ha toccato altre personalità, altre sensibilità che erano diverse da queste dei fratelli Rosselli. Perché dico questo? Mi sembra che forse di Spini o di qualcun altro su una pubblicazione ho letto io che alla fine la realtà toccata di qualche esperienza profonda in Europa, naturalmente parlo di questo, in Europa, di una realtà che si avvicina sul piano culturale e sul piano operativo a una visione e conseguenze del socialismo liberale, questa è venuta forse nella esperienza del Partito Socialista inglese dal 45 al 51, con il governo dopo la messa da parte del grande leader della guerra, cioè Churchill, e Attlee si è trovato con un ministero dove c'erano due grandi personalità, Keynes dinanzi allo sviluppo economico, e Keynes guardava con attenzione forte il ruolo sindacale, la capacità di intervento dei lavoratori organizzati, e l'altro, Beveridge, la costruzione per la prima volta di un'area di copertura sociale assolutamente straordinaria anche per l'Inghilterra. Quindi due rapporti, naturalmente, da una parte un ruolo nell'economia da parte dei lavoratori, e dall'altra questa copertura che lo Stato, ispirato dal socialismo democratico, offriva a tutta la società. Perché dico Moro? L'ho toccata un pochino più velocemente, più approfonditamente in un incontro che abbiamo avuto in questi giorni, proprio ricordando il centenario, ancora la chiusura della nascita di Moro. Moro intuì prima di tutti in Italia lo sconvolgimento del 68, cioè una democrazia che non poteva chiudersi, e il primo intervento forte di Moro che governava un paese forte, un forte uomo politico, io lo ritengo oggi più di prima non tanto un intellettuale, un giurista raffinato, no, un grande uomo politico. Lui alla fine degli anni 50, dopo i fatti d'Ungheria 56 e con una crisi fortissima del centro, del governo di centro, dove al centro c'era la DC, dopo il crollo in una elezione politica del Partito Socialdemocratico, si pose il problema dell'apertura al socialismo. A Nenni, forse all'inizio non doveva essere facile, perché Nenni era schierato in questa alleanza più grande della sinistra. E non la faccio lunga, io dico che Moro l'ha sentita, perché elementi di principi liberali dentro questo partito, così qualche volta contraddittorio ma forte, in particolare allora della Democrazia Cristiana, c'erano questi elementi di liberismo, e dall'altra entravano a governare l'Italia i socialisti, e la società si allargava. E quindi non si poteva restringere la società nel momento il governo del paese si aspettava la ricostruzione dell'Italia. Cosa sono stati gli anni 60 per l'Italia? Lo sviluppo industriale, la piena occupazione,
per la prima volta. Dove andavano? Ancora in America come andavano i miei compaesani abruzzesi delle montagne? O in Argentina o in Brasile o altrove? No, questi andavano ormai non più in questo modo all'estero, ma andavano nelle regioni al nord dove l'industrializzazione stava avendo, anche per la capacità di questo governo che coinvolgeva il paese allargato assieme, coinvolgeva queste cose, a quel punto insomma, il paese cresceva e la società trovava un punto di equilibrio particolare. Dopo, perché dico un genio, un uomo forte della politica nel governare piuttosto che in quegli altri aspetti che sono quelli più accarezzati dalla critica politica e culturale? Perché quando si è ritrovato Moro, e lì fu la presa di posizione di Giovanni XXIII che fece andare avanti questo accordo con Nenni, assieme ad un impegno di Moro sull'area cattolica, sui vescovi e tutto il resto. Poi noi abbiamo ritrovato, dopo il 68, uno scossone forte per il nostro paese. Negli anni 75 e 76, in due elezioni politiche, dopo i fatti del 68 e tutto quello che c'era dentro la società e la politica italiana, allora dopo questa cosa, nel 75-76, l'esplosione di una vittoria politica, prima amministrativa nel 75 del PC e poi politica. La DC perse molti voti, per quelli amministrativi, se non sbaglio, erano il 73 il PC e il 75 la DC, erano arrivati lì. E in quelle politiche la DC perse nel 76, perse 6 punti e ne guadagnò 4 il PC. Quale uomo poteva porsi il problema, non suo, non del suo partito, ma un uomo animato da principi fondamentali, diversi se volete, ma coinvolgente lo stesso di quelli dei fratelli Rosselli e di quella visione e quella parola del socialismo liberale, lì Moro dice no, si apre. E le cose andarono come andarono, finirono come finirono, ma lui allargava non per un'alleanza che doveva durare, no, per un coinvolgimento più largo della società italiana in momenti difficili come quelli degli anni 60, si ripetevano e lui non ce l'ha fatta, cioè non l'abbiamo fatta su questo piano. Io il fatto solo di legare questo aspetto a anche questa visione dei fratelli Rosselli mi è piaciuta, insomma, ve la volevo sottolineare. E allora, poiché sto allungandola un po', chiudo subito. La famiglia, non devo dire niente, sono state già dette cose dal Presidente del Senato, avevano il senso, avevano i valori del risorgimento, nella casa dei loro avi, tutti lo sappiamo, nel 1872 andò a morire Mazzini, andarono alla guerra come una spinta democratica, e il fratello maggiore ci morì sulla guerra e tutto il resto. Loro poi, credo che la carica di questa resistenza forte di uomini di grande cultura e di grande sensibilità sociale, quando si sviluppò in maniera poi galoppante, che durò e arrivò alla tragedia che conosciamo, nel 24 con la uccisione di Matteotti. Certo, c'era il nuovo fascismo prima, c'era questo, c'erano le iniziative che già sorgevano accanto ai fratelli Rosselli a Firenze, ma c'era questo quadro di carattere più generale. Poi mi fermo qui perché la vita la conosciamo, conosciamo la famiglia che ha sostenuto le posizioni ideali di questi loro uomini, e Carlo va alla guerra di Spagna. E il fascismo perché li fa uccidere? Perché io credo che in momenti anche di durezza, di crisi visibili della politica, di una guerra che poteva arrivare, eccetera, non voleva oppositori di quella determinazione, di quella intelligenza politica, per come si erano combinati. Avevano stabilito un rapporto anche forse con Sturzo, anche lui in esilio, ma qui c'è Giovanni Grasso che ha scritto una bella opera, se qualcosa credo che su questa cosa ci dirà, e insomma è una idea, delle idee, delle figure
delle vite, delle battaglie, perché la rivincita dei Rosselli è stato poi vedere su, ahimè, vederle come si potevano vedere dopo quello che era successo, sulle montagne, le formazioni sulla resistenza, le formazioni di giustizia e libertà che sono il secondo gruppo poi dopo quella delle formazioni Garibaldi. Una cosa enorme, un rispetto forte, un coinvolgimento importante anche fino al Partito d'Azione con Russo, eccetera. E questo forse è la cosa più forte, più dignitosa, più che dobbiamo conoscere bene della storia che stiamo approfondendo e cercando di riapprofondire questa sera. Naturalmente il mio è stato un discorso un po', ma no, forse no, una linea ce l'aveva alla fine, secondo me, quindi vi ringrazio dell'attenzione. Grazie a Franco Marini, da lui non c'era certo da attendersi un discorso di circostanza, diciamo così, e quindi abbiamo molto apprezzato questa passione che ha messo nella rievocazione di queste complesse vicende nel quadro italiano. Adesso io devo dare la parola a Carlo Galli perché è chiamato a votare alla Camera e quindi cambio un attimo l'ordine alfabetico. E Carlo Galli, come è noto, oltre che deputato, è professore all'Università di Bologna e credo che sia noto a tutti come filosofo della politica e come politologo di grande rilievo. Grazie Carlo di essere con noi. Buon pomeriggio a tutti, grazie a voi di essere qui, a Valdospini di avermi invitato così cortesemente. Mi dispiaccio di dover saltare davanti a qualcuno e dover scappare, ma nell'altro ramo del Parlamento si sta votando e vorrei andarci anch'io a votare. E quindi vi offro una serie di riflessioni a partire, come è tipico di chi fa il professore come me, a partire dal libro di Socialismo Liberale di Carlo Rosselli, una riflessione su che cosa significa. Ora, non pretendo di esaurire l'argomento, forse nemmeno di dire cose nuove, data la vastità della bibliografia che sull'argomento già esiste. Diciamo alcune impressioni. Prima di tutto, a un livello emotivo, che cosa significa questo libro? Che cos'è questo libro? Lo definirei una icona della democrazia, nel senso che è un'icona della democrazia italiana, nel senso che è un libro scritto al confino, a Lipari, nel 1929, dove Carlo era ristretto per avere precedentemente fatto evadere Turati con l'aiuto di Olivetti, Pertini e Parri, cioè il parterre più prestigioso dell'antifascismo sostanzialmente, e prima di fuggire lui stesso dal confino per andarsene in Francia. Un libro scritto sullo sfondo di una rapida maturazione intellettuale che è scandita da tre morti, cioè dalla morte di Matteotti, dalla morte di Amendola, dalla morte di Gobetti. Tre morti a cui nel 37 si sarebbero aggiunte loro, i due fratelli, e una quarantina di giorni prima Gramsci. Insomma, siamo nel cuore della Italia sconfitta, dell'Italia che paga con esili, carceri e morte la grande sconfitta del 1922, nel cuore dell'Italia che è il fulcro indispensabile per la rinascita del nostro paese. Un'Italia che, quella dei fratelli Rosselli, aveva un legame fortissimo col Risorgimento, l'avete appena sentito dal presidente Marì, Mazzini muore in casa Rosselli, e che avrà, i fratelli Rosselli avranno un ruolo fondamentale da morti nella resistenza, le brigate di giustizia e libertà. Insomma, Risorgimento, antifascismo, resistenza.
due figure, in caso specifico Carlo, autore del libro, che possiamo definire di maestri intellettuali e morali, capaci di testimonianza. Questo è il punto su cui poi mi soffermerò un attimo. Testimonianza che, come tutti sanno, in greco si dice con la stessa parola che noi adoperiamo per dire il martire, è la stessa parola. E loro sono stati testimoni e martiri. Un impatto emotivo non piccolo questo libro ci dà. Diciamo che ci porta dentro la leggenda dell'Italia repubblicana. Tanto più che il concetto di socialismo liberale, con altre parole, insomma, è il concetto di democrazia, come la intendiamo noi oggi, nella variante o liberal-democratica o social-democratica o del cattolicesimo democratico. È quello, l'avete sentito, non a caso il presidente Marini è riuscito con estrema facilità a parlare di Moro. Quello che sta scritto in questo libro è sostanzialmente una delle vie attraverso le quali si anticipano i principi fondamentali della Costituzione. Il socialismo liberale all'ingrosso è l'articolo 3 della Costituzione. E è quello che dice che i cittadini hanno uguale dignità sociale, che la Repubblica rimuove gli ostacoli. Dunque, a leggere questo libro si resta ammirati e un po' commossi per la forza di chi l'ha scritto, la forza intellettuale e la forza morale, perché soprattutto i giovani non ci pensano, giustamente, ma insomma essere da soli contro il resto del mondo non è semplice. Proprio da soli contro il resto del mondo che cerca di ammazzarsi, oltretutto. Ci vuole davvero una tempra rara. Qual è il significato, ma al di là del significato emotivo, qual è il significato storico-intellettuale? Che cosa c'è scritto in questo libro? Questo libro comincia con un'affermazione: il socialismo deve farsi liberale e il liberalismo deve sostanziarsi di lotta proletaria. Praticamente nessuna di queste parole è più in uso nel lessico politico contemporaneo. Nonostante il significato sia assolutamente attuale, l'uso linguistico è desueto. Noi non diciamo più socialismo, non diciamo più liberale, se non nel senso di colui il quale ha fiducia in una determinata teoria economica. Lotta proletaria. È inutile che vi dica che probabilmente i giovani non hanno mai sentito in vita loro. Una frase di questo genere viene detta in un momento in cui in Europa e in Italia non c'era un trend che andasse né verso il liberalismo né verso il socialismo, anche se erano ancora da affermarsi le due esperienze dei fronti popolari in Spagna e in Francia, ma insomma non furono esperienze particolarmente brillanti. Questa frase è una frase controtempo. Controtendenza, esprime un dover essere. Allora, prima sottolineatura, la politica la si fa col dover essere, non con la tattica. Per carità, ci vuole anche la tattica, se no col dover essere sei spazzato via subito. Però senza dover essere perde proprio di senso. Quando le borghesie, cioè le portatrici storiche del liberalismo, hanno sostanzialmente divorziato dal liberalismo. Le borghesie, lo dice bene Carlo Rosselli, cioè le borghesie a parole oggi, non in Italia, ma insomma in Europa, ammettono effettivamente che la legittimità del potere stia nel popolo, cioè non in una classe ristretta, ma nella massa anche dei poveri. Ecco, lo ammettono a parole, poi la loro politica di fatto
è una politica di feroce chiusura rispetto a queste masse alle quali però formalmente riconoscono di essere il fondamento della legittimità democratica. Una politica di feroce chiusura anche a costo che la borghesia rinunci al proprio prodotto storico, cioè il liberalismo. Per cui le borghesie diventano fasciste. Per cui il liberalismo perde il suo soggetto storico. Chi è liberale oggi? Non certo i borghesi, tranne qualcuno rarissimo, come lui. E allora chi deve essere liberale? I proletari. E dice subito, non pensiate che io sia folle, sto dicendo questo, che la libertà, che è il grande valore prodotto dall'età moderna, e non solo, ma insomma dice, particolarmente dall'età moderna, questa libertà non può essere soltanto la libertà, come diremmo noi oggi, formale, dell'uguaglianza davanti alla legge, del diritto di voto, allora solo per i maschi peraltro, ma insomma del diritto di voto uguale, universale, deve essere una libertà autentica, quella che molto dopo, che qualche anno dopo, Dossetti avrebbe chiamato la democrazia sostanziale. La libertà autentica vuol dire libertà dal bisogno. Libertà dal bisogno vuol dire, e non per elemosina o non per paternalismo, non per concessione di qualcuno, vuol dire che qualcuno, molti, una classe, il popolo, si libera da solo. Socialismo. Socialismo, ma attenzione, con la libertà come fine, e allora libertà vuol dire la libera fioritura della personalità di ciascuno. Questo è l'obiettivo della politica, instaurare le condizioni perché le libere personalità di ciascun cittadino possano fiorire liberamente. Libertà come fine, e dunque libertà materiale, ma anche libertà intellettuale e morale, ma libertà anche come mezzo, per cui niente dittatura del proletariato. Non stava facendo una predica astratta, stava dicendo, lo dice, dal marxismo, per di più, per come veniva, naturalmente questi non sapevano niente di Gramsci, il quale le sue cose le scriveva in carcere. Il marxismo, per come veniva praticato, o era la seconda internazionale positivistica, o era il diamat sovietico, cioè il materialismo dialettico più plumbeo e deterministico. Questo marxismo va buttato contro la filosofia della storia, intesa la filosofia della storia come il determinismo. Per cui il marxista determinista dice, bene, sostanzialmente bisogna lasciare che le fasi storiche procedano e maturino, adesso è la fase storica del fascismo, bene, vuol dire che la borghesia ha finito la propria esistenza e si prepara il crollo, no? Politicamente tutto, queste non sono speculazioni intellettuali, politicamente questa era la posizione del socialfascismo, cioè, che voleva dire per noi comunisti, socialisti e fascisti sono la stessa cosa, non ci impegniamo per niente, stiamo a guardare la rovina di entrambi. Carlo Rosselli dice no. E questo è il punto. Noi non ci rifugiamo nel determinismo, non aspettiamo che sia la storia a prepararci il risultato. Il risultato è che ci siano, non crediamo che ci siano leggi storiche inesorabili delle quali noi abbiamo la conoscenza, attraverso la scienza marxista, leggi che ci garantiscono il successo passando attraverso le varie fasi dello sviluppo storico. Non ci crediamo per niente, la politica è un dover essere a livello intellettuale ed è azione, non stare ad aspettare, azione. Azione per rovesciare il presente stato di cose, senza alcuna garanzia, cioè una politica
del coraggio, ripeto, ce ne vuole molto, e della contingenza, cioè del capire quello che succede e buttarcisi dentro per tentare di far esplodere le contraddizioni. E infatti la partecipazione alla guerra civile spagnola questo significato aveva, no? Oggi in Spagna, domani in Italia. Ora, questo è il punto fondamentale, che l'insegnamento è il socialismo, dice Carlo, citando Sorel, cioè citando una versione particolarmente modificata del marxismo in senso volontaristico, cioè il socialismo sicuramente ci sarà, e questa è la posizione marxista ortodossa, virgola, ma potrebbe anche non esserci. E noi vogliamo che ci sia, non lo aspettiamo, non lo stiamo ad aspettare, noi lavoriamo perché ci sia, per cui socialismo nella libertà, dunque senza dittature, socialismo nella libertà dell'agire, dell'azione, senza meccanicismi, senza attendismi, senza fatalismi, senza messianesimo, senza ideologie autoconsolatorie. Proletariato, e qui sto citando, è l'erede dell'idea della libertà, perché la libertà, come è evidente, o è di tutti o non è libertà. Quello che hanno fatto i borghesi è stato ottimo, poi hanno smesso di fare cose buone. Adesso quella stessa cosa che hanno fatto i borghesi la fanno i proletari, ma la fanno, non aspettano che gliela faccia il partito, la fanno loro. Né ci si affida, dice Carlo, né ci si può affidare a un'ideologia del progresso meccanico, cioè non ci si deve fidare dell'ideologia del progresso, delle leggi storiche che rendono inevitabile il marxismo, bene, ma non ci si può neanche affidare a un'ideologia del progresso tecnico-meccanico che miracolosamente libererà le società europee, che era una posizione piuttosto presente nella riflessione politica fra le due guerre. Il futuro è nella tecnica. No, per niente. La teocrazia della tecnica, è un'espressione sua, la teocrazia della tecnica non ci interessa. E allora che cos'è che gli interessa? Appunto, spezzare il determinismo e introdurre dentro il socialismo l'idea di libertà e l'idea di azione. Bene, terzo punto e chiudo. Significato politico oggi di questa cosa. Ripeto, non ci sono più gli attori, non c'è più il fascismo, non c'è più il socialismo. Il liberalismo, come lo intendeva lui, non c'è più neanche quello. Non c'è più il proletariato, anche se c'è un mucchio di gente che sta male. Allora dice, perché ci interessa questa cosa? Solo perché sono stati coraggiosi, eroici, sono stati dei martiri ed è giusto rispettare e venerare i martiri? Certo, ovviamente, ma in più abbiamo detto che questo complesso di riflessioni è sostanzialmente la fondazione dei principi della Costituzione Repubblicana, per cui sono ancora lì, stanno scritti, più o meno dovremmo avere fiducia in essi. Secondo, qual è l'elemento fondamentale del libro? Ripeto, la politica come azione che si pone contro la politica come necessità. Cioè, la politica come necessità è quando ti vengono a dire there is no alternative, signora Thatcher. Politica come necessità, non c'è alternativa. La rivoluzione neoliberista si è affermata e adesso ve la tenete per sempre. È scritto, è legge storica, è necessità. Non può non accadere che
There is no alternative. Oh. Il nostro problema oggi non è moderare l'estremismo socialista e comunista, non è moderare il messianesimo dei marxisti. Direi che i marxisti e per di più messianici non ce n'è in giro, almeno io non li conosco. Il nostro problema oggi è resistere alla narrazione che ci dice che non c'è alternativa. E dire a noi, dire ai giovani, c'è se vogliamo e se siamo disposti a pagarla cara, non come l'hanno pagata loro, perché non credo che si arriverà all'omicidio, all'assassinio politico dei non allineati. Qualche piccolo prezzo comunque c'è da pagare, piccolo, niente di paragonabile, sia chiaro. Ecco. La libertà per la socialità, la libertà per tutti. Ora non è più la libertà dal fascismo, nemmeno dal comunismo, è la libertà dalle nuove oppressioni, dalle nuove catene, dalle nuove pigrizie, dai nuovi conformismi, in nome di quei principi, non in nome di altri, in nome dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana che tanto devono ai fratelli Rosselli, che non solo ci dicono che qual è il dover essere, ma ci danno anche l'esempio di che cosa sia la politica come azione, testimonianza. Non c'è bisogno che sia martirio oggi. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a Carlo Galli, grazie averlo strappato ai lavori così impegnativi della Camera, ma abbiamo un altro dei nostri personaggi che è ovviamente di servizio in continuazione ed è il vice direttore dell'Espresso, Marco da Milano. Grazie. Grazie, grazie per l'invito, grazie Valdospini per questo invito che mi ha dato anche l'occasione di leggere o rileggere alcune pagine. Io non sono uno studioso, non sono uno storico, intanto è il caso di dirlo, non sono neanche uno studioso in particolare della storia dei fratelli Rosselli, e, però quindi posso portare il punto di vista di un osservatore che ha un'altra età, che per anagrafe, per storia, per generazione è immerso dentro un'altra storia. Però dato che l'incontro di questa sera appunto è dedicato all'attualità dei fratelli Rosselli, mi sembra appunto interessante portare quest'altro punto di vista, partendo però da molto lontano. Riflettevo che questo mese, il mese di ottobre 2017, è il mese in cui si celebra un doppio anniversario. I 500 anni della Riforma protestante, 31 ottobre 1517, la scissione delle 95 tesi di Martin Lutero, del monaco agostiniano, da cui parte una storia dell'Europa, dell'Europa cristiana e dell'Europa occidentale. E naturalmente, anche se noi li ricordiamo il 7 novembre, sono i 100 anni della rivoluzione d'ottobre. Riforma e rivoluzione sono le due parole che, anche staccate semanticamente dalle loro origini, l'origine della riforma religiosa, la rivoluzione che prima di essere rivoluzione socialista, rivoluzione d'ottobre, è stata rivoluzione francese nel 1789, sono i due modi di approccio nel Novecento di quella parte di mondo, di cultura, di politica, di società che ha cercato, si è proposta di cambiare le cose, lo stato delle cose esistenti, con la rivoluzione, con la riforma. Facevo questa riflessione e in socialismo liberale, per l'appunto, c'è una pagina dove Carlo Rosselli scrive che il liberalismo era figlio del moderno pensiero critico
era il fiore sulle rovine della riforma protestante. E naturalmente il liberalismo è figlio della rivoluzione francese. Con la rivoluzione francese la borghesia è uscita allo scoperto come soggetto politico, come soggetto motore della storia, e scrive Carlo Rosselli, il socialismo è lo sviluppo logico ed è lo sviluppo storico di quella dottrina, di quella rivoluzione, fino ad arrivare al 1917. Quindi due filoni che si incrociano. Non ci sarebbe stato il 1917 senza il 1789, anche se poi nel Novecento questi due filoni sono destinati tragicamente a separarsi, come adesso cercherò di dire. Un'altra suggestione è che il legame tra Carlo Rosselli e Nello Rosselli, che lo ricordavamo prima, partecipa nel 1925 a un congresso del sionismo internazionale, uno dei filoni, una delle radici che Carlo Rosselli indica tra quelle del socialismo, oltre al razionalismo greco, c'è il messianismo ebraico. Il messianismo ebraico come possibilità di cambiare la storia, come possibilità di esodo, come possibilità, un pensatore americano, Walser, molti anni dopo, scriverà esodo e rivoluzione. L'esodo è la possibilità di cambiare la storia e di darle un senso di direzione, di marcia, di passaggio qui e ora. Con tutta una serie di conseguenze. Ora, dico queste cose perché mi sembra che in queste figure, in Carlo e Nello Rosselli, ecco, poco fa il presidente Marini e anche Carlo Galli, parlando del socialismo liberale, mi veniva in mente, sono uomini dell'ossimoro. Sono uomini di dottrine, di filoni culturali, di pensieri e di concezioni della vita perfino che sembrano opposti. E infatti intanto hanno come destino il destino di essere incompresi non tanto nel campo avversario che li combatteva e che alla fine ne ordina l'eliminazione, ma nel campo loro, il campo socialista, il campo comunista. Quando esce socialismo liberale è noto che Palmiro Togliatti lo stronca, e non si limita a stroncare solo le parole, le tesi, le pagine, delegittima la figura di chi ne ha scritto. Il suo scritto, afferma Togliatti di Carlo Rosselli, mascherato di tutti gli orpelli di un gergo filosofico, è un magro libello antisocialista, niente più. C'è l'enorme, insopportabile prosopopea, la pretesa di fondare qualcosa di nuovo e di profondo, ed è questa la cifra dell'autore, una superficialità sconsolante, l'intellettuale dilettante, il piccolo borghese presuntuoso che la disciplina scientifica sostituisce il gioco vano delle idee generali masticate a vuoto. Bisogna dire che nel 1937, poi, quando Carlo e Nello Rosselli saranno massacrati dai sicari fascisti, sarà lo stesso Togliatti a scrivere che pur nella differenza di idee li riconosciamo fratelli e compagni di lotta. Però la diversità di idee, come dire, c'è stata. Questo filone quindi è intanto minoritario nella sua attualità, quando erano con i suoi contemporanei. Quando vengono pubblicati i primi fogli di Non mollare, come noto, Calamandrei traduce il non mollare con altri verbi: non transigere, non rallentare, non far concessioni, non usare indulgenza né verso gli altri né soprattutto verso se stessi.
Ed è proprio questa una delle cifre che ce li rende ancora oggi molto affascinanti, anche come personaggi da tramandare a generazioni più giovani, perché questa è una cifra, per così dire, prepolitica, è una cifra etica, è una cifra culturale, ed è qualcosa che distingue i fratelli Rosselli da una concezione del realismo politico, o se vogliamo, come diceva poco fa Carlo Galli, della politica come necessità. La politica come necessità che usa come unico metro di giudizio i rapporti di forza. Rapporti di forza che sono immutabili, sono rapporti di forza economici, sono rapporti di forza politici, e rispetto a questi rapporti di forza non si può fare assolutamente niente. C'è uno stato di necessità e la politica come necessità, che è anche un modo di comprimere la libertà delle azioni umane, perché se è una necessità non si può fare nient'altro. Non c'è niente da fare, dice il realista politico ogni volta che c'è un passaggio cruciale o anche semplicemente un dilemma. Non si poteva fare altro. C'è chi dice invece si può fare altro. Si può fare altro e si può provare a ipotizzare e a sognare una politica diversa. In questo scontro interno ci sono altre pagine, c'è lo scontro interno alla sinistra, interno al mondo dell'antifascismo, c'è una discussione tra Giorgio Amendola e Carlo Rosselli su che cosa sia il proletariato e cosa significa essere con il proletariato o contro il proletariato. Domanda retorica a cui Amendola voleva alludere al fatto che giustizia e libertà di fatto non era con il proletariato. E risponde Rosselli: noi rispondiamo con l'unica risposta possibile, siamo con il proletariato, ma subito aggiungiamo che ci sono diversi modi di servire la causa del proletariato. Non c'è la politica della necessità, ci sono diversi modi, diverse strade, e spetta la libertà di chi fa politica, di chi fa cultura, di chi fa testimonianza per seguirle. Il comunismo serve il proletariato riducendolo a gregge, imponendogli una disciplina gesuitica, togliendogli sino ad ora ogni autonomia, ogni libertà di critica e di giudizio. Giustizia e libertà intende servire il proletariato, sviluppando in esso il senso della dignità, dell'autonomia, della libertà, provocandolo alla lotta e al sacrificio, senza vane lusinghe e umilianti adulazioni, per fare di ogni proletario un uomo, nel senso più alto e nobile della parola, libero nell'officina ma anche nella vita, di fronte al padrone come di fronte alla sua coscienza. Sono parole che in un certo momento appaiono fuori corso, perché parole come libertà, autonomia, uomo, coscienza, nel cuore del Novecento, che è il secolo delle ideologie e anche delle ideologie totalitarie, ma anche delle grandi militanze, delle grandi narrazioni, di uomini che sacrificano la vita per il loro ideale e per la loro militanza. Il presidente Marini parlava di Pietro Nenni, che molti anni dopo sarà l'artefice insieme a Aldo Moro del centrosinistra, ma nel momento in cui stiamo parlando è poco più che un ragazzo che con Carlo Rosselli partecipa al Quarto Stato, e quando entra in contatto con lui scrive una pagina dove dice: lui è idealista e io sono già disilluso. Eppure era relativamente giovane, oggi diremmo che è un giovanissimo, eppure ha la fede del militante che è immerso nella lotta del Novecento. C'è questa militanza, ma c'è anche l'ideologia che copre e che arriva a soccorrerti quando le tue risposte non bastano più. E poi ci sono le risposte della coscienza, che in un momento così drammatico della storia dell'umanità e del Novecento sembrano appunto minoritarie, sembrano flebili, sembrano deboli.
quando Carlo Rosselli si presenta e dice: intanto chi sono? Sono un socialista giovane di una marca nuova e pericolosa. Sembrano parole, o quando fa l'elogio dell'eresia, quando dice che il socialismo non può essere che eretico. Sembrano parole che in un momento in cui le ideologie hanno una militanza generosa fino al sacrificio della vita, ma sono anche militarizzate, e la guerra civile spagnola ci racconta di come partiti politici si trasformano anche in organizzazioni militari fino ad arrivare a uno scontro intestino. Ecco, sono parole che sembrano fuori corso. L'attualità dei fratelli Rosselli arriverà in un secondo momento. Mentre parlava il presidente Marini, lui diceva erano uomini del futuro. Erano intanto anche uomini del passato. Il destino dei fratelli Rosselli è di essere stati nel cuore del Novecento uomini dell'Ottocento. Uomini che arrivavano prima, un passo prima di quella fase in cui le ideologie e la rivoluzione codificano il mondo e offrono una visione complessiva e completa della, una concezione della vita in tutte le sue pieghe, una concezione della vita, della società, dei rapporti di forza, dei rapporti uomo-donna, praticamente di tutto. Nulla restava fuori da questa codificazione. L'Ottocento è un Ottocento romantico, l'Ottocento più sconclusionato, meno dottrinario, più azione e pensiero e azione, naturalmente, nel binomio noto mazziniano. Essendo uomini dell'Ottocento, sono destinati ad attraversare il Novecento con il rispetto che merita il loro sacrificio personale, ma anche con l'idea che in fondo la loro lezione sia minoritaria, in una stagione in cui più che non mollare bisogna combattere, bisogna rappresentare, bisogna intrecciare questo rapporto con le masse che poi sarà il filo dei partiti dell'Italia repubblicana. Secondo me l'attualità torna oggi, che siamo in un nuovo secolo, in cui questi partiti sul piano organizzativo sono dispersi, in Italia in particolar modo, e lo sappiamo, non c'è adesso bisogno di entrare su questo tipo di discorso. Vediamo che anche in Europa i partiti di matrice socialista soffrono su tanti piani, su un piano organizzativo, su un piano culturale, non sanno chi sono, cosa vogliono e dove vanno. Su un piano elettorale, perché quando soffri sul piano organizzativo, sul piano culturale e poi hai un problema anche di leadership politiche e perfino di linguaggio, di lessico, di vocabolario, alla fine paghi anche un prezzo molto salato sul piano elettorale. Una sinistra che quindi non si riconosce in nessuna delle due parole dell'inizio, né nella rivoluzione, perché la rivoluzione è il sol dell'avvenire, è tramontato, né nella riforma, perché la riforma agli occhi di molte fasce di popolazione ha cambiato disegno ed è diventata qualcosa di negativo, non qualcosa di positivo, qualcosa che restringe i diritti, non qualcosa che li allarga, qualcosa che chiude le possibilità, non qualcosa che le apre. La riforma è diventata uno stato di necessità. Molte riforme spesso vengono presentate come uno stato di necessità all'elettorato, alla popolazione. Non si poteva fare altro. E allora in questa situazione pienamente post-ideologica, in cui la sinistra ha smarrito le sue parole chiave, la sinistra ormai di tutte le matrici, quindi, e il liberalismo, come giustamente diceva Galli, non è più quella dottrina politica che cerca di allargare le sfere delle libertà, ma è legata a un'interpretazione puramente economica e quindi materiale, economicistica della vita, e quindi da questo punto di vista
anche tutti i partiti liberali sono in crisi, o anche se sono apparentemente in salute, in realtà hanno subito una mutazione, una profonda trasformazione. È proprio in questa fase che gli ossimori recuperano una loro possibilità, quantomeno un loro fascino, un loro interesse, perché nella contraddizione sono gli ossimori che ti indicano una strada. E da questo punto di vista, quando si scrive, quando Carlo Rosselli scrive di giustizia e libertà e cerca di definirla e dice, in base alla terminologia usuale dei partiti proletari, non è facile definire giustizia e libertà. In base a questa terminologia dovremmo definirci a un tempo socialisti, comunisti e libertari, socialisti, rivoluzionari, comunisti, liberali, nel senso che riconosciamo quel che di vitale ciascuna di queste posizioni, in sia pure varia misura, contiene. Nel socialismo vediamo la idea forza animatrice di tutto il movimento operaio, la sostanza di ogni reale democrazia, la religione del secolo. Nel comunismo la prima storica applicazione del socialismo, nel libertarismo l'elemento di utopia, di sogno, di prepotente, anche se rozza e primitiva, religione della persona. Il comunismo è caduto, il socialismo, per citare Woody Allen, non sta tanto bene, ma l'ultima notazione, l'ultimo passaggio, questa concezione del libertarismo o del liberalismo, cioè la religione della persona, è invece molto fecondo ed è qualcosa che può ancora parlare e può ancora interessare le generazioni più giovani e che mi sembra di fortissima attualità. Anche perché, e vorrei chiudere su questo, sulla religione della persona, della sua dignità, sull'utopia, sul sogno, sulla coscienza, come dicevamo prima, i fratelli Rosselli poi costruiscono la loro testimonianza e anche il loro martirio, uso anch'io questa parola che ha usato Galli. C'è questa lettera contenuta nel memoriale di Amelia Rosselli, in cui lei si chiede, parlando dei rapporti tra Carlo e Marion e Nello e Maria, si fa questa domanda: fino a quale limite un uomo, un marito, deve sacrificare la sua famiglia per l'ideale? Era una domanda che nel Novecento e soprattutto nella prima metà del Novecento aveva un significato forse relativo, e la stessa Amelia Rosselli scrive che per esempio Marion aveva risposto di sì quando Carlo le aveva detto: per me la vita politica è tutto, io alla vita politica sacrificherò tutto, mentre Maria dava un'altra risposta: il suo sogno non era di diventare la moglie di un uomo politico, ma di dividere la vita con un uomo di alta intelligenza, del quale sarebbe stata nel cerchio sereno della casa la compagna devota. Ma il Novecento era destinato a separare tragicamente queste vite, a spezzarle, a rimescolare i destini e a trasformarli in testimonianze, anche lungo strade rispetto alle quali forse non si sarebbe voluto andare. Questa resta una lezione. Vorrei chiudere leggendo una poesia dell'altra Amelia Rosselli, della famiglia, cioè la figlia di Carlo Rosselli, che in alcuni versi scrive: quale azione scegliere, prevedere, ereditare, quale azione ereditare, quale azione si è ereditata, quale azione si è tramandata e si è ereditata. Un pezzo di pane a cane senza museruola è meglio che questo scrivere in bianchi versi di getti lacrimogeni, a branchi di gente tutta senza importanza o museruola, che scrive vincendo e perdendo tutte le cause, mentre fuori il tempo gode e esplode, senza la tua intima perplessità, intimità di cose andate e perdute, mentre tutto occupato a scrivere versi bianchi,
andavi leggendo quel che non si poté fare. Sono questi versi bianchi, disperati, in cui si scrive quello che non si poté fare e tutto quello che Carlo e Nello Rosselli per la violenza fascista non hanno più potuto scrivere, pensare e fare, ma in quei versi bianchi, cioè in quello spazio bianco della memoria del passato e dell'impegno per il futuro, c'è anche tutto quello che noi possiamo oggi imparare e continuare a tramandare, a ereditare dai fratelli Rosselli. Grazie. Bravissimo Marco. E adesso abbiamo su uno studioso dell'Università di Perugia che si è segnalato per studiare in particolare Nello Rosselli, ma naturalmente non ha limiti nel suo intervento, Giovanni Belardelli, che conoscete anche per i suoi articoli sul Corriere della Sera. Grazie, grazie a Valdissini, grazie al Presidente Marini e al Presidente Grasso che ha dovuto lasciare per questa iniziativa. Io no, i limiti ce li ho e sono limiti di tempo che cercherò, non è che non ho limiti. Vorrei dire delle cose molto sinteticamente, ma ponendo al centro un problema. Cioè, io avendo, come è stato appena accennato, essendomi occupato fin dalla mia tesi di laurea, ho scritto una biografia, poi l'ho in anni recenti completamente riscritta, insomma, di Nello Rosselli, appunto, mi occuperò di Nello Rosselli. E mi occuperò di Nello Rosselli cercando di poi di pormi anche il problema dell'attualità che dà il titolo al nostro incontro di oggi, ma a 80 anni dall'assassinio dei fratelli Rosselli, ecco, forse dobbiamo cercare in qualche modo di togliere la figura di Nello dall'ombra in cui inevitabilmente per ovvi motivi, per la particolarità di quell'assassinio, i due fratelli uccisi insieme, come diciamo così, un duplicato di episodi come l'assassinio Matteotti, insomma, no? Ci fossero stati due Matteotti, ci sono stati due Rosselli uccisi insieme, no? Inevitabilmente l'enorme impressione all'epoca e poi successivamente nell'Italia repubblicana ha fatto sì che la figura di Nello rimanesse in secondo piano e io ho sempre letto, continuato a leggere, del fatto che giustizia e libertà fondata dai fratelli Rosselli, che nell'esilio, ma no, è Carlo che nell'esilio, cioè dalle cose che sappiamo, che si conoscono, Nello non era, diciamo così, il fratello gemello, insomma, di Carlo. Nello visse in Italia, poté fare una serie di viaggi all'estero, poi in qualche modo trovava sempre il modo di incontrarsi con il fratello, ne condivideva la battaglia, eccetera, ma non era, diciamo così, la replica di Carlo. Non era un politico, no? Era uno storico. C'era anche una differenza di carattere molto forte. Qualcuno, forse Carlo Galli, ha accennato al bisogno di azione. In un certo senso Carlo Rosselli, sì, è il fascismo e la battaglia antifascista che lo fanno diventare politico, ma c'ha qualche cosa che lui definisce in una lettera al già citato Max Ascoli, certo sta al confine, uno si sente un po' stretto al confine, ovviamente, ma ho sete di azione, tutto l'essere mio orientato verso di essa, i miei giorni più felici sono quelli dell'attività frenetica, profondato sin nei capelli nell'onda mugghiante dei fatti. Carlo Nello assolutamente no. Dall'idea che mi sono fatto, anche come carattere, un carattere più tranquillo ma tormentato, non era però il carattere, lo sapeva benissimo, ce ne ha lasciato molte testimonianze scritte, in lettere, altrove, non era il carattere dell'uomo d'azione. Si impegnò politicamente dopo l'assassinio di Matteotti, è stato già citato il movimento, diciamo così, in gran parte attorno a Gaetano Salvemini del non mollare, ma si considerava un non politico. Lo definirei così, nonostante naturalmente gli toccasse toccassero un paio di esperienze nel 1927 e nel 1929 di alcuni mesi al confino. Per alcuni anni, negli anni 20, cerca con altri antifascisti di area in senso lato democratico-liberale di fare qualcosa, c'è
un episodio abbastanza noto agli storici di un giornale antifascista di cui uscì un numero nel 1929, La lotta politica, ma insomma non era un leader politico. La politica, ma si considerava, questo direi è abbastanza interessante, lui si definiva un cittadino qualunque, cioè un diario che ci ha lasciato per un solo mese, mi pare, del novembre 1929, in cui dice, citato prima Carlo Galli, tema della borghesia liberale, qui fine 1929 c'è stata la conciliazione, il fascismo si distende in una situazione di sostanziale consenso e la borghesia italiana pure, diciamolo, no? Ma com'è scoraggiata e misera la borghesia liberale, alcuni sapendomi alieno dal dedicare la mia vita alla politica, quello che ricordavo un momento fa, stupiscono che io persista ad occuparmene di questi tempi, quando una modesta, limitata attività politica corrispondono rischi, sacrifici, eccetera, eccetera. Non capiscono che è il diritto del cittadino qualunque occuparsi anche di politica che io voglio rivendicare e al quale ritengo sia giusto sacrificare qualcosa. Trovo che sia molto interessante, dopo aver detto che Nello Rosselli era un non politico, era un cittadino qualunque, però rivendicare, visto che non si può fare politica, allora, allora ci tengo nei limiti del possibile, a fare qualcosa di politicamente rilevante, appunto l'impegno politico del cittadino qualunque, del cittadino normale. Naturalmente appunto seguiva da lontano l'azione di Carlo, c'è una vicenda che continua a restare sostanzialmente ignota, benché sia consegnata una lettera, mi pare, di Carlo alla madre, pubblicata ormai da molti anni, cioè che Nello, dopo aver letto Socialismo liberale, scrive un capitolo che, da quel che mi risulta, non si sa che fine abbia fatto, è andato disperso, che Carlo aveva l'intenzione di pubblicare con l'edizione italiana del libro che sarebbe venuto però, come è noto, nel 1945, l'edizione in Italia. Dà consigli al fratello, ne segue con estrema simpatia la battaglia politica, pur, diciamo, dentro una differenza poi forse da non sopravvalutare, ma insomma Nello Rosselli si definì sempre principalmente liberale, appunto. Ma certamente appunto c'era questa fortissima ammirazione, questo legame che era affettivo e politico pur nella distanza tra i due fratelli, molto forte. Ma appunto, se vogliamo, io non posso fare diversamente, essendo stato un biografo di Nello Rosselli, toglierlo un po' dall'ombra, restituirlo alla sua biografia e a quel punto chiederci, interrogarci sull'attualità di questa figura, fu anzitutto uno storico. Ha pubblicato, ne ricordo solo un paio, i suoi libri principali, ma ci sarebbero anche cose minori, diciamo, da ricordare. Due grandissimi libri. In primo luogo Mazzini e Bakunin, la sua tesi di laurea con Salvemini, che è Le origini del movimento operaio in Italia. Che è un libro, tradotto poi da Einaudi, è un libro formidabile. È un libro che resta ancora lì, di quei libri dopo i quali nessuno si azzarda più a scrivere su quella materia. 1927. Nel 1932, per inciso, l'anno del decennale della rivoluzione, come si diceva all'epoca, pubblica il libro dedicato a uno dei più noti esponenti della sinistra risorgimentale, cioè una biografia di Pisacane. È nato nel 1900, in novembre, è morto il 9 giugno del 37, quindi non aveva 37 anni. Sono cose che non vanno dimenticate, perché io penso che sarebbe stato uno dei principali storici della sua generazione, che non ha potuto essere, tragicamente, non perché non ne avesse tutte le capacità, ma perché non ne ha avuto evidentemente il tempo. Questo libro su Pisacane è ancora, io direi, certi punti naturalmente, la documentazione sì, è insufficiente, è ovvio, ma resta ancora la migliore biografia di Pisacane di cui noi disponiamo, che è piena in controluce, io a questo punto non voglio togliere troppo tempo questo incontro, quindi non leggerò le frasi che potrei leggere, ma è piena di cose che in controluce fanno capire che sì, io sto parlando naturalmente del Risorgimento, però forse sto parlando anche dell'oggi. Cosa, diciamo così, che un minimo di rischio nel 32, come dire, a fare tra virgolette gli spiritosi e a fare certe allusioni, insomma, come capite bene, con scrivere che su quella ribalta di Roma
Siccome lo aggiungo io, anche un istrione rischia di essere scambiato per attore immortale, insomma non è che ci volesse proprio, no, un quoziente di intelligenza chissà come per capire a chi si stava. E ci sono varie allusioni di questo tipo, c'è una pagina molto bella in cui in trasparenza si descrivono gli esuli, l'esulato del Risorgimento, dicendo l'Italia, il futuro d'Italia, la vera Italia è affidata a quegli uomini lì, che al momento nessuno se li fila, diciamo così, e si capisce che lui sta parlando però, sta parlando di quegli esuli, ma sta parlando anche di questi esuli, sta parlando degli esuli contemporanei, sta parlando del fratello. È uno storico che si trova in difficoltà a fare lo storico in Italia, avrebbe sempre voluto scrivere una biografia di Mazzini, ma si poneva il problema, se scrivo un libro su Mazzini come lo vorrei scrivere, poi che faccio, lo pubblico, non lo pubblico? Abbiamo una serie di, tra l'altro stati poi pubblicati nel dopoguerra da Einaudi, di saggi di Nello Rosselli, molto belli, che preludevano a lavori che non furono compiuti, anche perché poi non li posso pubblicare, quindi era una posizione particolarmente difficile, ma era una posizione scelta, è una posizione scelta di restare in Italia nonostante tutta una serie di inviti, a cominciare da Salvemini, dice, ma chi te lo fa fare? Lì sei ostaggio, appunto, vuoi fare lo storico, non puoi scrivere quello che ti pare, vieni via, poi tornerai, eccetera. C'è a un certo punto, l'ho già citato io, Max Ascoli, che è andato negli Stati Uniti e gli propone un insegnamento in un'istituzione anche piuttosto prestigiosa americana, e lui però decide di rimanere nel suo paese e in una condizione di continuo disagio, di divisione fra l'interesse per la politica e l'impossibilità di farla, l'interesse per la storia, ma in qualche modo la difficoltà di farla nell'Italia fascista, di scrivere ciò che si vorrebbe scrivere, di occuparsi degli argomenti per scelta. Cioè, scusate, leggo alcuni brani perché mi sembra appunto che ci sia un po', almeno secondo me, racchiusa la personalità di questo giovane storico, in questo caso giovanissimo. Siamo nel 1928, in una lettera alla madre, dice che il seppellirsi in archivio, in biblioteca, vivendo del passato, placa quella che diventa ogni giorno di più l'angoscia mia vera e profonda, il sentirmi lontano, indifferente alla vita italiana di oggi. Si fa presto a dire non parlare, non arrovellarti, ma ogni bandiera al sole, ogni balilla per strada, ogni manifesto al muro mi dicono: tu non sei dei nostri, non c'è posto per te, vattene e quasi torna donde sei venuto. Qui non sarebbe da approfondire, ma evito di farlo, insomma, naturalmente, tutto il tema che è stato già un po' citato, da dove era venuto, da dove era venuta la famiglia Rosselli, era venuta da una famiglia ebraica, di italiani ebrei, che vivevano a Londra, quindi c'è la doppia donde sei venuto, penso che sia contemporaneamente l'Inghilterra e appunto una famiglia ebraica. E quindi c'è anche tutto il tema, che tralascio, della forma di ebraismo laicizzato, a cominciare dalla madre Amelia Rosselli, che scrisse nelle sue memorie che non aveva dato alcuna educazione religiosa ai suoi figli, però pensava che l'ebraismo avesse anche in questa forma laicizzata segnato la loro educazione dal punto di vista di un fortissimo senso del dovere, di un fortissimo senso di italianità. Cioè i Rosselli, Amelia, i suoi tre figli, sono fortemente animati da un sentimento patriottico, come sostanzialmente gli ebrei italiani, che si identificavano con i valori del Risorgimento perché erano stati liberati dal Risorgimento, cioè il Risorgimento li aveva resi uguali agli altri cittadini italiani. È stato già ricordato appunto, ed è, cioè, dire, in qualche modo una tragedia nella tragedia di questa famiglia e naturalmente di questa madre, del terzo e più grande figlio, mi pare nato nel 95, partito volontario, è morto appunto subito, insomma, nel 1916 è morto sui Monti della Carnia, appunto, cioè questa
famiglia, e questa donna appunto ha avuto questi tre figli, appunto, tragedia nella tragedia. Allora, ho già detto appunto, poi non è che non si sappia naturalmente che Nello Rosselli era uno storico, ma ci tengo a sottolineare questo aspetto, ci tengo a vedere se è possibile trovare in questo, nella parte diciamo principale della sua vita, qualche cosa che abbia a che fare con la parola attualità, appunto. Allora, una caratteristica, una biografia di Nello Rosselli fino alla fine della sua vita, in qualche modo, insomma, già quando era alla metà degli anni 20, insomma, direi, è quella di avere una certa passione per iniziative editoriali, fece vari tentativi di fare anche un po' l'editore. Dentro questa sua inclinazione, dentro questa sua passione, c'è un episodio che è abbastanza noto, però credo sia abbastanza noto soprattutto agli storici, ecco, non oltre gli storici, che è quello del progetto di una rivista di storia europea, oppure non si sa come, perché non si realizzò, come si sarebbe chiamata, forse si sarebbe chiamata anche semplicemente Europa. Progetto che dura parecchio, fra il 32 e il principio del 1934, è abbastanza significativo che, avendo deciso di fare lo storico, di rimanere in Italia, però appunto Nello Rosselli cerca di, come dire, forzare al massimo, di fare proprio, di arrivare fino al limite di ciò che si può fare, insomma, no? Forzare al massimo la situazione, come una forma, diciamo così, di forzatura, del limite, di resistenza culturale dentro l'Italia fascista. Il progetto, a leggerlo oggi, è abbastanza sorprendente, no? Perché innanzitutto è aperto anche a storici non italiani, si vogliono sviluppare, questa rivista, Europa, ricerche sui rapporti fra le nazioni, governi, popolo, elite, sulle influenze reciproche, sulle cause comuni di comuni esperienze, sul perché e il come di un primo affermarsi in seno alle nazioni europee della coscienza di un comune destino, comuni interessi, comune cultura. Cose che possiamo anche considerare abbastanza ovvie, non fosse che venivano dette nel 1932, che era quando il Duce proclamò, fra le altre cose, che quello sarebbe stato il XX secolo, il secolo del fascismo, altro che interrogarsi sulla comune storia europea. Il secolo del fascismo, non c'è nessun interrogativo di questo genere. Si parlava in questo progetto di volere esplicitamente combattere gli insostenibili pregiudizi di primato di questa o quella nazione, eccetera, eccetera. Quindi una chiara piattaforma di tipo antinazionalistico e appunto implicitamente, ma un implicito abbastanza ovvio ed evidente, insomma, implicitamente con un contenuto culturale ma significativo antifascista. Allora, io non so, nessuno può sapere cosa sarebbe successo poi se questa rivista fosse stata varata fra il 32 e il 33, insomma, no, come tutti sappiamo nel 33 Hitler va al potere, fra il 35 e il 36 cambia sensibilmente il clima in Italia per via appunto della guerra per la conquista dell'Etiopia, eccetera, eccetera. E quindi forse sarebbe stata chiusa, è probabile, può darsi. Fatto sta che questa rivista non parte mai, ecco, su questo volevo attirare un po' la vostra attenzione, e non parte mai perché? Il fascismo non la fa partire, è una cosa un po' più complicata, come spesso avviene nella realtà. Nello Rosselli era un allievo di Gaetano Salvemini, ma in qualche modo era anche legato nella sua vicenda di storico a quella che è stata una delle grandi figure della storiografia italiana del Novecento, sicuramente uno degli intellettuali che senza troppi dubbi aderì al fascismo, Gioacchino Volpe, all'epoca accademico d'Italia. E Volpe, tutto sommato, è disposto a mettere, diciamo, la sua protezione, il suo mantello su un'iniziativa di questo genere, che ottiene l'autorizzazione da Mussolini. Si può partire, poi ripeto, chissà cosa sarebbe successo nel 35, nel 36, non parliamo naturalmente poi nel 38, no? Con le leggi razziali, oltre non sarebbe certo potuto andare una rivista animata
appunto da uno storico ebreo. Fatto sta che appunto la rivista non parte per questo motivo, che Rosselli cerca collaborazione negli storici della sua generazione, dove troviamo alcuni dei massimi storici italiani del Novecento, un nome per tutti, insomma, Federico Chabot, e alla fine dopo un sì, va bene, però a queste condizioni, se c'è lui ci sono anche io, se c'è quell'altro ci sono anche io. La cosa va avanti, sono state pubblicate anni fa tutti questi carteggi, per questo è una vicenda che è stata documentata piuttosto bene, getta la spugna, come si dice, capisce che non avrà mai davvero appunto la collaborazione, non può fare certo una cosa del genere da solo. Diciamo, di persone che insomma, hanno paura per le loro cattedre, insomma. Per carità, poi tanti anni dopo, appunto 85 o più o meno anni dopo questo tentativo di fare questa rivista, non sarebbe giusto dare noi lezioni di coraggio agli attori del passato, per carità, insomma, ci sono tante ragioni che si possono capire. Fatto sta che appunto io penso che in questa storia sia racchiuso un elemento importante della personalità di Rosselli, ma anche, se vogliamo, dell'attualità di cui dicevamo. Della personalità di Rosselli per questo suo modo poi di concepire, forse non è una parola che mi piace tanto e sminuisce se usassi la parola militante, insomma, no? Perché anche uno storico non serio, serissimo, ha pubblicato tanto tempo fa libri che ancora restano, quindi insomma non intendiamo militante in quel senso lì, insomma, no? Però di forzare al massimo nell'Italia fascista gli spazi di lavoro culturale, diciamo così, di impegno culturale, dalle evidenti implicazioni politiche però. Da una parte ci dice questo, Adriano Rosselli, dall'altro ci dice anche una cosa però più generale, su questo io vorrei concludere. Cioè ci dice che naturalmente la libertà intellettuale in un paese è in primo luogo, è ovvio, è frutto di condizioni oggettive, se esistono, se quello è un regime costituzionale o è una dittatura, quindi se esistono o non esistono leggi che proteggono la libertà di opinione, la libertà di stampa, quindi di ricerca, eccetera, eccetera, è ovvio, no? Però la libertà intellettuale concorre, o meno, alla libertà intellettuale anche la capacità e il coraggio, bisogna dire nel caso di Nello Rosselli, perché appunto ci riferiamo a quegli anni, di sfidare paure e conformismi, no? Ripeto, uso coraggio perché ce ne voleva abbastanza all'inizio degli anni 30 per fare certe affermazioni, ce ne sono tante, del Pisacaneo, per fare una rivista storica antinazionalistica e varata nell'anno della decennale della cosiddetta rivoluzione fascista, no? Ecco, però quel coraggio ci ricorda quell'esperienza appunto finita male, ma che in un certo senso ci consegna, a mio modestissimo avviso, questa indicazione, questo suggerimento, insomma, che di quel coraggio c'è sempre bisogno, insomma, anche 80 anni dall'assassinio di Rosselli, in Italia democratica in cui, per carità, insomma, la libertà di espressione sono garantite in molti modi, e questo non c'è dubbio, però diciamo, la paura a sfidare il conformismo, a sfidare le idee ricevute e quindi passivamente ripetute c'è sempre, no? E appunto io almeno ho sempre concepito l'attualità non dei Rosselli in generale, in astratto, ma di Nello Rosselli in concreto come, vuol dire, l'invito a cercare, in forme naturalmente molto più limitate di quello che fece lui all'inizio degli anni 30, dove insomma si rischiava qualche cosa, quantomeno proprio il minimo era il confino, ecco, di cercare di concepire la libertà intellettuale anche come libertà dai conformismi, dalle idee ricevute, dagli schemi passivamente accettati. Grazie. Grazie al professor Berardelli. Abbiamo ancora due oratori, Marina Giannetti, che è sovrintendente archivistico alla Presidenza della Repubblica, e poi Giovanni Grasso, che è autore di una cosa particolare, che è il rapporto fra Sturzo e Rosselli. Quindi adesso do la parola a Marina Giannetto, ringraziandola per essere qui fra noi. Grazie del mio intervento, desidero ringraziare l'Aldo Spini per l'invito rivoltomi a partecipare a questo incontro, organizzato per celebrare una ricorrenza che, come ha ricordato l'onorevole Marini,
Il Comitato Tecnico Scientifico per gli Universali di Rilevanza Nazionale ha riconosciuto come tale. In questa prospettiva, quindi, acquista significato e rilievo la scelta di adottare come criterio ispiratore delle celebrazioni. È aperto? Sì, è aperto. Sì. Un po' più di voce. E il tema in questa prospettiva di celebrazione di... Ok, penso che forse così ci siamo. E in questa prospettiva acquista quindi significato e rilievo la scelta di adottare come criterio ispiratore delle celebrazioni il tema dell'attualità del messaggio dei fratelli Rosselli, così come lo ha consegnato alla memoria del nostro paese Piero Calamandrei e ricito la frase che Calamandrei dettò sulla loro lapide: Carlo e Nello Rosselli, giustizia e libertà, per questo morirono, per questo vivono. Come allora, anche oggi si è voluto ricordare che il coraggio civile manifestato negli anni del fascismo da Carlo e Nello, unito a un importante lavoro di elaborazione storica e politica, condusse alla definizione di un socialismo liberale e democratico dai caratteri originali, che proprio per questa endiadi costituisce un significativo contributo utile a inserire la teoria del socialismo liberale nella cultura politica italiana e a favorire l'evoluzione delle forze politiche del nostro Paese. In realtà, il tema dell'attualità del pensiero dei fratelli Rosselli ci riconduce anche a talune questioni di carattere metodologico che coinvolgono il nostro rapporto con la storia e le sue fonti, questioni sulle quali vorrei soffermarmi perché sono parte essenziale della mia esperienza professionale, che è di custodia e trasmissione di archivi e documenti per la storia contemporanea e di promozione della loro conoscenza. Il tema dell'attualità del pensiero dei fratelli Rosselli riporta in particolare alla nostra attenzione il tema della centralità del rapporto tra memoria e storia, e mi riferisco al processo di trasformazione della memoria e del passato in storia, che richiede solido bagaglio metodologico nella ricerca documentaria e nell'utilizzo rigorosamente attrezzato delle fonti. Mi riferisco anche al complesso rapporto tra storiografia e uso pubblico della storia, e in questo caso utilizzo l'intera declinazione dell'accezione definita da Nicola Callerano nell'omonimo e notissimo volume pubblicato nel 1995. Mi riferisco infine alla costruzione di public history capaci di incontrare e suscitare passioni civili e culturali, pratica recente oramai entrata con frequenza anche nel nostro Paese. E la stessa mostra che ha allestita qui con questo suo stile narrativo ne è una testimonianza. La public history riscuote ormai l'attenzione della Giunta Centrale degli Studi Storici, che intende dotarla di statuto, competenze e basi disciplinari. Per percorrere oggi questo processo di trasmissione della memoria di Carlo e Nello Rosselli e di promozione della conoscenza del loro pensiero nelle molteplici forme appena accennate, vorrei collegare idealmente questo mio intervento pensato per la cerimonia degli 80 anni dalla morte dei fratelli Rosselli allo spirito che animò la celebrazione del centenario della loro nascita nel 1999, e questo per le ricadute che le celebrazioni di tali ricorrenze hanno comportato e comportano sul versante storiografico, interpretativo e metodologico, anche grazie all'apertura di nuove fonti. Allora, nel 1999 fu istituito un Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Carlo e Nello, ispirato alla considerazione che il valore della testimonianza e del pensiero cui i due fratelli fiorentini avevano dato consistenza e congruenza, assieme al contributo culturale, ideale, politico e umano che l'intera famiglia Rosselli aveva dato all'Italia già dagli anni del Risorgimento, meritavano di essere ricordati come contributo alla memoria collettiva del nostro Paese, senza la quale non ci può essere un autentico e consapevole senso di appartenenza alla comunità nazionale. Il Comitato, di cui erano parte Valdo Spini, e allora noi ci conoscemmo sulle tematiche rosselliane, Aldo Rosselli, figlio di Nello, Gian Rosselli, figlio di Carlo, promosse due mostre dedicate alla famiglia Rosselli presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e l'Archivio Centrale dello Stato. In quell'occasione io ebbi l'occasione di conoscere anche Silvia Rosselli. Furono quelle le prime esposizioni, importanti anche dal lato metodologico, perché vararono una consuetudine di rappresentazione e comunicazione
che raggiunge oggi una forma matura nelle iniziative portate avanti in quest'anno alla Fondazione Rosselli, pensiamo a questa mostra ma anche a quella di Firenze, in contemporanea a questa è la stessa mostra replicata, arricchita a Milano. Esposizioni che valsero e valgono a trasformare luoghi privati, frequentazioni, consuetudini affettive, lessici familiari, eventi, carteggi, documenti spesso riservati, nello spazio di una memoria condivisa sulla quale innestare la ricostruzione storico-critica di tappe salienti della storia politica e culturale del nostro Paese. In quello stesso anno, nel mese di marzo del 1999, si era svolto a Milano un convegno promosso dalla Fondazione di Studi Storici Filippo Turati, in collaborazione con la Società Umanitaria e la Fondazione Riccardo Bauer, dedicato al socialismo federalista e liberale di Rosselli, che individuava già nella definizione del titolo Carlo Rosselli e il socialismo liberale, la questione del socialismo liberale quale tema centrale per la valutazione storica e politica del pensiero di Carlo, e poneva in tutta la sua ineludibilità la questione che veniva caratterizzando una parte del dibattito politico del Novecento, l'esigenza cioè di conciliare l'idea di libertà individuale con il principio di giustizia sociale. Negli anni 90 si era infatti aperta una nuova fase di studi mossa da un'esigenza di ritorno a Rosselli, da vedere soprattutto come un classico del pensiero politico. Tra le tante espressioni di questo interesse vorrei ricordare che nel 1997 Einaudi pubblicava un'edizione del volume Socialismo Liberale curata da John Rosselli con introduzione di Norberto Bobbio. Nello stesso anno Costanzo Casucci curava dall'esilio Lettere alla moglie Marion Cave, scritte tra il 1929 e il 1937. Nel 1999 Salvo Mastellone pubblicava il volume Carlo Rosselli e la rivoluzione liberale del socialismo, che andava ad unirsi all'edizione in quegli stessi anni di scritti anche minori, come fu il caso del volume curato da Giuliana Limiti e Mario Di Napoli, che fra gli altri pubblicava la tesi della laurea fiorentina di Carlo del 1921 dedicata al sindacalismo. In realtà tale rinnovata stagione di studi era sollecitata da una pluralità di istanze. Alla ricorrenza del centenario della nascita di Rosselli, che giocò un ruolo certamente propulsivo, come lo sta giocando la ricorrenza degli 80 anni che si celebra oggi, si univa l'esigenza di una più attenta riflessione sull'identità dell'Italia repubblicana e dei partiti, ma anche, come si legge nella introduzione di Maurizio degli Innocenti che curò gli atti del convegno del 99, le perplessità suscitate da una pubblicistica che rischiava di confondere e di offuscare il versante della critica storica, creando nuovi stereotipi e forzose forme di attualizzazione di un modello di cui si rischiava di operare una proiezione confusa. Proprio per ovviare al paventato rischio dell'eccessiva attualizzazione, molte delle relazioni del convegno del 99 puntarono a un rigoroso sforzo di contestualizzazione del pensiero di Rosselli, facendo ampio ricorso a fonti archivistiche e documentari, a letteratura e bibliografia storica. Allora, in quella speciale e complessa dimensione politico-culturale che muoveva l'intensificazione degli studi sulla figura di Rosselli, si organizzò la mostra promossa dal Comitato per le Celebrazioni, della quale fui curatrice, intitolata una... era bellissima, devo dire, intitolata Un'altra Italia nell'Italia del fascismo, Carlo e Nello Rosselli nel centenario della nascita, dotata di catalogo e di edizione critica dei cospicui nuclei documentari selezionati ed esposti in mostra. La mostra e il catalogo ricostruirono l'itinerario ideale, intellettuale e politico dei Rosselli, cui faceva da sfondo, in una sorta di rapporto dialettico, l'atteggiamento dello Stato fascista, delle sue gerarchie, classi dirigenti e intellettuali, nei confronti dei due fratelli, del loro pensiero e delle loro famiglie. Due tali assai diverse sembravano contrapporsi, prefigurando visioni opposte del futuro che attendeva l'Italia. Sulla traccia degli scritti di Carlo, ed allora mi avvalsi dell'edizione critica curata da Costanzo Casucci per Einaudi e uscita negli anni compresi tra il 1988 e il 1992,
si intese illustrare un'altra Italia nell'Italia del fascismo, intendendo con tale espressione non solo quella parte del paese che intendeva battersi per restituire all'Italia valori e strumenti democratici, ma anche l'ampio respiro culturale che contraddistingueva le relazioni familiari, di amicizia e di impegno politico e scientifico dei due fratelli in rapporto al clima di sottomessa deferenza al potere politico, di sospetta autocensura che fu diretta conseguenza dell'affermarsi di quel regime autoritario. Allora emerse con chiarezza, grazie ad oltre un cinquantennio di ricerche e analisi storiografiche e teoriche dell'azione politica e del pensiero di Carlo Nello Rosselli, che quell'azione, pur con i suoi limiti, non era stata inutile per il futuro democratico dell'Italia e aveva preparato concretamente, su un versante non marxista, le idee, gli uomini e le donne che avrebbero condotto alla guerra di liberazione contro i nazisti occupanti e i loro alleati della Repubblica Sociale Italiana. Negli ultimi anni il catalogo della storiografia sui Rosselli si è ulteriormente ampliato. Le fonti documentarie ormai disponibili hanno infatti moltiplicato le potenzialità di studio e ricerca, e penso al recente deposito promosso con forza da Valdo Spini dell'archivio della famiglia Rosselli presso l'archivio di Stato di Firenze, che va ad aggiungere altri importanti elementi di conoscenza alle carte di Carlo e Nello Rosselli conservate nell'archivio di Giustizia e Libertà presso l'Istituto per la Storia della Resistenza di Firenze. Penso anche all'edizione critica, oramai in stato molto avanzato, degli scritti, dei carteggi e degli epistolari familiari dei Rosselli, molti dei quali sono stati gradualmente e ininterrottamente pubblicati nell'arco di oltre un trentennio proprio sui quaderni del Circolo Rosselli. Accanto a questi, e immediatamente dopo le celebrazioni del centenario, quindi nei primi anni 2000, videro la luce i carteggi tra Rosselli e Sturzo, pubblicati da Giovanni Grasso, a cui si è più volte fatto riferimento, edito nel 2003, le corrispondenze tra Rosselli e Salvemini, curate da Elisa Signori, il completamento delle corrispondenze familiari edite da Zeffiro Ciuffoletti. Un insieme di lavori, filologicamente corretti, che consentono di studiare l'antifascismo e le sue leadership e di fissarne solidamente la memoria e l'eredità etico-politica, oramai considerate centrali nella storia del Novecento democratico italiano. In questi anni, e lo dimostrano anche il ciclo di mostre curate alla Fondazione Rosselli, si è passati dall'interesse per Carlo e Nello alla loro madre Amelia e all'intera vicenda familiare, una vicenda per molti aspetti straordinario interesse perché ha attraversato fasi cruciali della nostra storia nazionale, della storia italiana. Di Carlo, oramai considerato un classico del pensiero politico italiano fra le due guerre, è noto anche il percorso di maturazione intellettuale degli anni giovanili. Paolo Bagnoli ci ha mostrato recentemente che già gli articoli intitolati Liberalismo socialista che Carlo aveva pubblicato nel 1923 sulle pagine della Critica sociale e nel 1924 sulle pagine della Rivoluzione liberale di Gobetti costituivano il punto di arrivo di un processo formativo avviato sin dal 1919 e recavano in nuce le coordinate di base della sua riflessione politica, già allora centrata sulla questione del rapporto tra socialismo e liberalismo, e coagulate attorno all'interrogativo come si pone oggi per i socialisti il problema della libertà. L'esperienza del quarto Stato e la reclusione del confino gli avrebbero consentito, 3 anni più tardi, di rimettere ordine in un pensiero che aveva già maturato la riflessione sul socialismo liberale, elaborandola organicamente. Di Nello, storico di valore e autore di importanti monografie sulla storia del risorgimento italiano, come ci ha appena detto Giovanni Berardelli, sono conosciuti anche gli studi sulla destra storica. Davide Bilus ha pubblicato proprio quest'anno 2 lavori di Nello sul tema. Ho appena accennato agli scritti di Carlo degli anni 19-23, ai lavori degli anni 24-27, in particolare all'esperienza del foglio Libertà, del Non Mollare e del Quarto Stato. Ho accennato ancora alla riflessione negli anni del confino per arrivare infine agli scritti pubblicati su Giustizia e Libertà nelle sue diverse forme. Bollettino prima, nel 29, appena arrivati in Francia, quaderni nel 32-33, settimanale a partire dallo scioglimento della concentrazione antifascista nel 1934.
scritti che hanno costituito l'ossatura della mostra dedicata a Rosselli nel centenario della nascita e sostanziato l'impianto dell'elaborazione storiografica sui Rosselli e sull'universo giallista. Ora, avviandomi a concludere, vorrei accennare a quei grandi temi della ideologia rosselliana, di robusto impianto ideologico e chiara visione politica, e qui riprendo ancora una volta le parole dell'introduzione di Costanzo Casucci agli scritti dell'esilio, molti dei quali sostanziano oggi anche gli approcci più recenti al pensiero di Rosselli. Fra questi vorrei ricordarne alcuni per la forza di impatto emotivo che hanno avuto nella costruzione della memoria dei Rosselli e per l'interesse che hanno saputo suscitare nel tempo nelle indagini della storiografia e nelle valutazioni espresse dagli studiosi del pensiero politico. Alla discussione sui caposaldi, socialismo liberale, questione socialista, unità dell'antifascismo, si è affiancata la riflessione su temi emergenti suscitati dalle proteiforme politiche del regime fascista. Fra questi vorrei ricordare la questione dell'azione ideale da condurre sui giovani, una generazione formatasi entro le coordinate della cultura fascista, da preparare al futuro guardando non più all'antifascismo ma all'oltrefascismo. La riflessione sul fascismo, una questione nazionale divenuta a partire dal 1933 questione europea, e l'intuizione in Carlo, maturata compiutamente negli anni 70 da Renzo De Felice, della differenza tra fascismo movimento e fascismo regime. Il dibattito sul moderatismo e rivoluzione nella lotta al fascismo, il contributo sul mezzogiorno e sulla questione meridionale, e ancora sulla questione nazionale e sul risorgimento, la riflessione sulla concezione non marxista e moderna di proletariato, culminata nella proposta dell'unificazione politica del proletariato quale espressione dell'unità delle forze antifasciste. La riflessione infine in funzione europeista sulla politica estera italiana e sulla situazione europea. Fare l'Europa, l'Unione Federale Europea, gli Stati Uniti d'Europa, avrebbe scritto Rosselli nel 1935, nel pieno della discussione da lui lanciata sulla questione abissina, nelle pagine di un suo scritto molto noto, Europeismo o fascismo. Ho ricordato anche che molti dei temi della ideologia rosselliana sostanziano oggi le analisi della storiografia e degli studiosi del pensiero politico, in ragione della loro perdurante attualità. In tale direzione si muovono i lavori pubblicati in concomitanza con la ricorrenza che si celebra quest'anno, e tra questi vorrei ricordare, non posso farne a meno, il volume di Valdo Spini, Carlo e Nello Rosselli, testimoni di giustizia e libertà, ove l'autore ne traccia la biografia, ripercorre il loro percorso umano e politico, evidenzia i contributi ancora oggi validi che i Rosselli ci hanno lasciato, e in questa direzione seleziona una serie di scritti di Carlo con l'intento di rispondere a taluni interrogativi che di fatto replicano i titoli degli scritti di Rosselli che in parte ho voluto citare nel corso del mio intervento. Tra i lavori che si propongono invece l'obiettivo di mettere meglio a fuoco il profilo ideologico di Rosselli, ricordo il volume di Gaetano Pecora, pubblicato da Donzelli nel maggio di quest'anno, dal titolo Carlo Rosselli, socialista e liberale, bilancio critico di un grande italiano, che è stato presentato alla Camera, credo, e di cui ho seguito in streaming gli interventi, che mi sembra riprendere in questa, diciamo, tracciata, un percorso un po' retrospettivo dell'analisi storiografica sulla figura di Rosselli, che mi sembra riprendere anche talune delle teorie interpretative che Nicola Tranfaglia, nel lavoro dedicato a Carlo Rosselli, sviluppava nel lavoro dedicato a Carlo Rosselli dall'interventismo a giustizia e libertà pubblicato nel 1968 dalla Terza. Infatti uno dei temi affrontati nelle pagine di Pecora, che è lo stesso che è la base del lavoro di Tranfaglia, è lo stacco netto tra socialismo liberale, l'opera più nota di Carlo Rosselli uscita nel 30, e gli scritti successivi, nei quali con una svolta avviata nel 32 con la pubblicazione dei quaderni di giustizia e libertà, la posizione di Rosselli si radicalizza in senso collettivista e rivoluzionario, fino a che Rosselli, a lungo critico verso lo stesso Marx, non inizia a rivalutarne in parte l'esperienza sovietica. Da ultimo, per gli spunti di conoscenza e per le prospettive interpretative che emergono grazie all'inserimento della figura di Rosselli
nel quadro di una lettura complessiva della vicenda di Giustizia e Libertà, vorrei ricordare il lavoro di Marco Bresciani, quale antifascista, storia di Giustizia e Libertà, edito anch'esso quest'anno, al quale è dedicata un'ampia recensione di Paolo Mieli, che già nel titolo «Gli antifascisti che non vinsero, la sorte amara di Giustizia e Libertà» esprime una considerazione di merito sulla capacità di azione nel tempo del pensiero e del contributo del movimento giallista. Ora in chiusura vorrei riprendere due valutazioni di sintesi che a mio avviso rappresentano efficacemente quello che è stato il tema di questo mio intervento, cioè le modalità di trasmissione e quindi la tradizione interrotta del pensiero dei Rosselli nella cultura democratica del nostro Paese. Un giudizio, una valutazione di sintesi molto efficace fu quella scritta da Casucci nella introduzione dell'88, sconfitti, ripetutamente sconfitti, ma non vinti. L'eredità politica dei fratelli Rosselli vive ancora negli ideali di Giustizia e Libertà, scritto 30 anni dopo, in occasione del 9 giugno, Eugenio Scalfari. La libertà non potrebbe sussistere se non fosse moderata dall'uguaglianza e viceversa, l'uguaglianza diventerebbe una caserma per chi l'adotta se non ci fosse costantemente la libertà. Questa è la grande lezione di educazione politica del socialismo liberale che attraverso generazioni di intellettuali e politici ha avuto modo di trasmettersi nella cultura del nostro Paese. Grazie a Marina Giannetto, senza fuori altri termini. Abbiamo molta curiosità di sentire da Giovanni Grasso il rapporto fra Sturzo e Rosselli. Poi ho un grato compito di chiudere, quindi devo essere necessariamente più breve degli altri. E mi sono anche posto un po' il problema del taglio di dare a questa relazione, siccome è l'ultima, permettetemi un pochino di fare più il giornalista che lo storico. Anche perché sono un giornalista con qualche passione storica, e raccontarvi anche un po' questa storia rapidissimamente di questo carteggio. Io mi sono occupato da giovane del movimento cattolico, il professor De Rosa, mio grande maestro, mi chiamò un giorno e mi disse pubblica il carteggio tra Sturzo e Carlo Rosselli. Nell'archivio Sturzo c'erano una manciata di lettere, E che però ho visto subito che erano la maggior parte con Carlo, però ce n'erano molte con Marion, c'erano delle lettere con Amalia, non c'erano lettere con Nello, ma poi vediamo perché, e ho cominciato a lavorare su questo lavoro che doveva consistere proprio nella pubblicazione di questi 40 scritti, di alcuni veramente anche poche righe, telegrammi, e in realtà poi mi sono appassionato, ho cominciato a rifare delle ricerche, veramente è stato quasi un lavoro da giallo, da giallista, e da una lettera c'era un indizio mi riportava a un altro personaggio, allora andiamo a cercare le carte di questo personaggio e così via, e quindi sono riuscito, credo, a ricostruire una rete di rapporti tra gli antifascisti, prima in esilio a Parigi soprattutto, anche se Sturzo, come sapete, stava a Londra, e poi la rete americana, perché e infatti il mio carteggio è diventato Sturzo e i Rosselli, perché Sturzo e Marion collaborano dall'America, si incontrano, collaborano, Marion gli porta i figli di Carlo, in particolare Mirtillino, a conoscere, si incontrano e fanno anche delle battaglie comuni. La prima spia alla mia partenza è stata una lettera che Sturzo nel dopoguerra scrisse a Salvemini, poi dopo successivamente ho pubblicato anche il carteggio Salvemini-Sturzo, che anche questo getta luce proprio anche sul rapporto tra Sturzo e Rosselli, perché poi Salvemini era un personaggio centrale per i Rosselli, ma anche per Sturzo. Quindi nel 51, quando rientrano le salme di Carlo Nello Rosselli in Italia, il gruppo di Salvemini e altri amici organizza una cerimonia. Sturzo non viene avvisato e si lamenta con Salvemini. Caro professore, è stato per me un grave disappunto non essere presente con un telegramma, perché non si muoveva più, alla cerimonia di omaggio ai fratelli Rosselli, con i quali ero legato da sincera amicizia.
scrivo per nessuno me l'aveva scritto, eccetera, eccetera. Scrivo perciò a lei, che ha tenuto il discorso ufficiale, per dirle che spiritualmente non potevo non essere presente ed era mio dovere partecipare all'omaggio reso alle vittime della dittatura fascista e tanto nobili spiriti della rinascita italiana. E poi ebbi più volte occasione di incontrarmi con Nello Rosselli a Londra e ne potei apprezzare la cultura e la dittatura. Con Carlo Rosselli ebbi continui contatti a Londra e Parigi e la nostra amicizia non venne mai meno nonostante la distanza di età e di convinzioni. Ebbi così modo di apprezzarne il disinteresse personale, la dedizione alla causa italiana, la rettitudine del pensiero e la sincerità dell'animo. La prego, caro professore, di scusarmi presso il comitato, eccetera, eccetera, e di riparare a un silenzio che altrimenti sarebbe ingiustificato. Cosa succede in realtà? Se noi prendiamo, e ho cominciato a lavorare ovviamente sui libri, se prendiamo le grandi biografie di Rosselli e le biografie di Sturzo, il rapporto tra i due, o tra, diciamo, quello che io chiamo Sturzo e la famiglia allargata Rosselli, sono dedicate a poche righe, Fiori, anche il libro di De Rosa, eccetera, eccetera. Invece, proprio partendo da queste lettere, sappiamo che intanto si tratta di un'amicizia nata in esilio, cioè non ci sono alcun tipo di rapporti precedenti. Cosa è successo però, secondo me, storicamente? Che questo gruppo di antifascisti molto unito, che hanno fatto delle battaglie in comune, nel dopoguerra ogni storico ha studiato, finito per studiare il suo settore. Socialisti hanno studiato i socialisti, comunisti hanno studiato i comunisti, cattolici hanno studiato i popolari o i democristiani, e diciamo è mancato spesso questo studio invece trasversale, che invece diciamo questo carteggio in parte ha ricostruito. Allora, la prima lettera di questo carteggio è, scusate che ho molti anni che l'ho scritto, nel 29, con una lettera di Carlo Rosselli che appena scappato da Lipari è riparato a Parigi, scrive a Sturzo che si trova in esilio a Londra, fin dall'ottobre del 24, uno dei primi esuli italiani. E si chiude invece con una lettera di Marion, quindi la vedova di Carlo, il 23 agosto 45, poi dopo sapete che Marion fu colpita da un infarto, ma addirittura si scrivono perché Sturzo e Marion, con i figli, vogliono provare a viaggiare insieme, a tornare insieme in Italia con un piroscafo che stava partendo per l'Italia, ma poi per motivi diversi Marion ebbe un altro ictus invalidante, Sturzo, vabbè, insomma una storia molto lunga, il suo ritorno fu un po' rallentato, diciamo così, eufemisticamente. La prima lettera è divertente perché Carlo con la sua irruenza lo chiama gentilissimo signor Sturzo, nelle lettere successive passerà a un più riguardoso don oppure professore. Comunque la lettera è molto tenera perché chiede al suo interlocutore se possa fare un grosso favore a Nello Rosselli che si trova in esilio e si trova al confino, cioè quello di fargli una recensione per la Review of Review, che è un'importante rivista di libri in Inghilterra, proprio di fare la recensione su Mazzini e Bakunin. E scrive Sturzo: un'anima candida mio fratello Nello, sensibilissima ma tanto diritta e fiera. È l'avvio, è la partenza di un legame, questa lettera, che come vedremo non sarà solo epistolare e che arriverà oltre appunto la tragica esecuzione del 37, perché proseguirà con tutti i familiari successivamente, cioè con i figli e con le vedove di Nello. Cosa si può dire in pochi minuti? Beh, insomma, una cosa forse più interessante, perché vi ripeto non posso neanche prendermi 20 minuti, ma prenderò molti di meno, è questa fitta trama di amicizie comune, di rapporti, di consuetudini, di frequentazioni. È un carteggio dove delle volte il non detto pesa di più di quello che c'è scritto in realtà, perché se Carlo e Sturzo, per esempio, commentano tutti gli eventi del fascismo, del nazismo, dell'imminente guerra, la guerra d'Abissinia e compagnia e tanti altri, vuol dire che c'era una consuetudine, perché di molti di questi argomenti non c'è traccia nel carteggio, le leggi razziali per esempio. Allora cosa vuol dire questo? Ti fa capire che loro si sono incontrati, si sono visti, di molti incontri ci sono tracce anche nelle lettere, la ringrazio,
per avermi ricevuto, eccetera. E poi soprattutto il lavoro che ho cercato di svolgere anche sulle amicizie comuni, e lì scopriamo un mondo enorme. I Rosselli sono a Parigi, Sturzo è a Londra, e il primo incontro, così come credo di aver stabilito, avviene in casa di Angelo Crespi. Angelo Crespi era un giornalista che aveva collaborato al Corriere della Sera, al Messaggero, di origine socialista, riformista. Era un seguace di Travis Bickle. Poi ebbe una crisi religiosa, si convertì al cristianesimo, anche se era un cristianesimo segnato attraverso, diciamo, era passato attraverso gli ambienti modernisti. Crespi aveva un cenacolo intellettuale a Londra. In questo cenacolo c'era una giornalista che si chiamava Barbara Barclay Carter, un'irlandese, un'americana con origini irlandesi, convertita al cattolicesimo, che diventerà poi una delle più strette collaboratrici di Sturzo. Barbara Barclay Carter è l'unica giornalista che con uno stratagemma riesce ad infilarsi, dicendo sono la cugina di Marion, sono inglese, riesce a giobbare, diciamo, i fascisti, e entra nel processo di Savona e scrive per i giornali inglesi il resoconto. Questa donna è poi diventata una delle più grandi collaboratrici di Sturzo. Un'altra donna, perché poi è molto curioso anche scoprire quanto Sturzo avesse poi questi contatti con tutte queste donne, e un sacerdote tutto d'un pezzo aveva una libertà nel trattare con le donne, che è incredibile pensando ai tempi. Un'altra donna interessantissima, Bertha Prichard, era un'ebrea russa, si chiamava Pichelin, aveva sposato un esponente della socialdemocrazia tedesca, era poliglotta e divenne la segretaria di Don Sturzo in tutti gli anni londinesi. Questa donna ebrea era amica dei Ferrero, altri esuli importanti in Svizzera, e quindi era stata presentata da Carlo a Sturzo. E Carlo gli dice: una vecchia amica mia dei Ferrero, una sua grande ammiratrice, terrebbe ormai a conoscerla di persona. Se le darà modo di incontrarsi, sarà con lei. Bertha Prichard era stata in Italia dai Rosselli e dai Ferrero. Di Guglielmo Ferrero aveva tradotto libri in tedesco. E c'è anche, appunto, abbiamo trovato anche lettere tra i Ferrero e Sturzo, ovviamente. Bertha diventa il tramite essenziale tra Luigi e la famiglia Rosselli, quindi anche nelle carte di Bertha Prichard, conservate in diversi posti in Europa, perché pensate poi a quello che è successo con la diaspora, con la fuga, con la guerra, i documenti, io sono riuscito a farmi per vedere documenti dall'Olanda, documenti dagli Stati Uniti, e oltre a Firenze, ovviamente, dove c'è Giustizia e Libertà, e ovviamente l'Istituto Sturzo di Roma. Carlo scriveva, aveva anche per questione di età un certo timore reverenziale di Sturzo, quindi gli scriveva delle lettere molto importanti. Sulle cose pratiche scriveva alla sua segretaria, ecco, per esempio è venuto fuori, è stato fatto un nome. Carlo scrive alla Prichard: ieri è venuto a trovare Carlo scrive alla Prichard di scusate Sturzo scrive alla Prichard: ieri è venuto a trovarmi un giovanotto inviatomi da Carlo Rosselli, si chiama dottor Max Salvatore. Al solito si tratta di consigli d'aiuto. Max Salvatori, saprete, insomma, si ritroverà insieme ad altri aderenti di Giustizia e Libertà, come Alberto Tarchiani e Alberto Cianca, in stretto contatto con Sturzo durante la fase seconda dell'esilio, cioè la fase americana. Anche attorno a Carlo ci sono personalità legate a Sturzo, c'è Salvemini, ovviamente, che i Rosselli chiamano zio, amico ammiratore di Sturzo, e poi ci sono Nitti, Sforza, Turati, Treves, e poi due importanti esuli popolari, un po' dimenticati, devo dire. Giuseppe Donati, sanguigno direttore del Popolo, sta a Parigi. E poi un altro ancora meno conosciuto, se non agli studiosi, Francesco Luigi Ferrari, che era una grandissima intelligenza, capace, secondo quanto mi raccontava De Rosa, di tenere testa a Sturzo per quanto riguarda il pensiero. Tutti e due muoiono giovani in esilio e in miseria. Carlo Rosselli addirittura parteciperà alla colletta degli antifascisti per pagare il funerale di Donati nell'agosto del 31 con 1000 franchi.
ed è proprio, ecco, scusate, è proprio Ferrari che fa il tramite, che era un allievo di Salvemini come anche Donati, che fa il tramite anche lui con Sturzo. Peraltro vedo qua l'ambasciatore De Bosis, Francesco Luigi Ferrari, fu la persona che aiutò materialmente Lauro De Bosis a compiere il famoso volo su Roma. E Lauro De Bosis aveva incontrato sia Sturzo che Salvemini, che le avevano incoraggiate ad andare avanti in questa sua impresa eroica. E Ferrari, più giovane, quindi ha più confidenza con Carlo, ne parlano insieme ed è interessante vedere cosa Ferrari scrive di Carlo Rosselli a Sturzo. Rosselli mi ha fatto una buona impressione. È stato socialista, ma oggi non è che un democratico. Verso di noi ha vive simpatie, ma lo trattiene il timore che a un certo momento noi si debba fare la fine di Montalaber dopo l'enciclica Mirare Vosso. Cioè lui teme che i cattolici alla fine, quando il Papa chiamerà a raduno, poi non saranno più liberali. I contatti avuti a Parigi l'hanno convinto che nulla vi è di vivo in mezzo all'immigrazione tranne i tre S, cioè Sturzo, Sforza e Salvemini, e coloro che fuori dalla setta dei concentrati, perché Sturzo e il piccolo gruppo dei popolari e i giovani di Giustizia e Libertà sono critici, da un'amicizia anche si cementa sul fatto, sono molto critici su quanto poco fa la concentrazione a Parigi. Vogliono la realizzazione di un programma di vera e coraggiosa libertà. Ferrari scrive a Donati sempre nel 31, ma se scrive a Donati è perché ne ha parlato con Sturzo. Il libro di Rosselli, Socialismo liberale, ha provocato il putiferio tra i concentrati parigini. I fedeli marxisti vorrebbero protestare violentemente, ma come si fa a protestare contro Rosselli? È una vera tragedia. E poi dice, il libro vale la pena di leggerlo, è il migliore fino ad oggi comparso nella collezione di Valois. E poi dice ancora, in fondo, la posizione che assume Rosselli nella parte critica può essere quasi interamente accettata anche da noi. Parliamo di un popolare. Ed è, in molta parte, una ripresa delle argomentazioni da noi già svolte contro lo pseudo-marxismo e la pseudoscienza marxistica italiana. Brevemente, nel carteggio Carlo e Don Luigi, giudizi e analisi politici sulla grave crisi della libertà in Europa coincidono. Dalla pericolosità del nazismo fin dal suo primo apparire, e c'è questa lungimiranza in questi grandi personaggi. Se vogliamo parlare di un'attualità oggi che non si può ovviamente riprodurre nel mondo di oggi, c'era questa grande capacità di Carlo, anche Nello, e di Sturzo di guardare lontano, cioè di capire dai piccoli eventi che cosa sarebbe successo in futuro. La pericolosità del nazismo, la non caducità del fascismo, scrive Carlo Sturzo, in Italia il solito clima, ancora accentuata se possibile l'indifferenza e il passivismo. Solo una minoranza giovane lavora, ma con animo più di moralisti che di politici. Se non interverranno fattori risolutivi, la rinascita sarà lentissima. È presente invece che negli ambienti della concentrazione si dava ogni momento per imminente la fine del fascismo. C'è anche una critica forte che li accomuna, questo è molto interessante, la critica alle grandi democrazie occidentali, Francia e Inghilterra in particolare, nei confronti della minaccia hitleriana. La situazione europea è tragica, scrive Carlo Sturzo, l'incapacità delle democrazie di governo e soprattutto dei partiti socialisti di aderire alla realtà, l'illusione che la politica estera brandista possa ancora trionfare in un'Europa per metà fascistizzata, il passivismo totale di fronte alle iniziative italiane, se non procrastineranno l'urto, lo renderanno infinitamente più terribile e incerto di qui a 2-3 anni. Cioè, parole veramente profetiche. È interessante, e chiudo, invece, il rapporto appunto tra un Rosselli, diciamo, di cultura ebraica, ma assolutamente ateo, qualche volta anche molto clericale, e un prete come Luigi Sturzo. Carlo ha anche dei moti proprio di affetto nei confronti del fondatore del PP. Scrive, per esempio, proprio in questi giorni le riviste fasciste pubblicano fotografie di suore maestre che salutano romanamente Mussolini. Mi rendo conto di quanto dolorose certe manifestazioni debbono riuscirle, ma la verità, la realtà innanzitutto.
si parla dell'inizio della persecuzione degli ebrei, si parla della guerra di Abissinia. Lì c'è un piccolo incidente tra Sturzo e il gruppo Giustizia e Libertà, perché Garrosh non capisce che Sturzo prende le distanze dal Vaticano sulla guerra di Abissinia e lo attacca. E lui scrive molto, molto risentito. Perché? Scrive molto risentito perché dice: l'unico modo per evitare problemi tra la Chiesa e la politica è che la Chiesa non si deve occupare. Quindi non deve dire né sì all'impresa d'Abissinia né contro, ne deve stare fuori. Se voi pretendete che la Chiesa, scrive Sturzo, dica no alla guerra di Abissinia in maniera diretta, siete clericali e anticlericali anche voi. Cioè, questa è una cosa molto particolare, molto curiosa. Quando Carlo parte per la guerra di Spagna, ultimo episodio che voglio citarvi, incontra Ottorino Orlandini, un cattolico praticante, in mezzo agli anarchici, e gli dice: ma tu che ci fai qua? E lui dice: guarda, io sono un seguace di uno Sturzo, sono andato da lui, gli ho detto: io voglio partire per la guerra di Spagna, che cosa devo fare come cristiano? E lui ha detto: se tu senti il bisogno di difendere la libertà attraverso le armi, dove si combatte per la libertà, si combatte anche per il cristianesimo. E Orlandini è la pietra dello scandalo che fa andar via Carlo deluso dalla guerra di Spagna, perché propone di nominarlo ufficiale all'interno della brigata, e gli anarchici si ribellano perché dicono: un cattolico non può essere, ma come cattolico, noi combattiamo contro il regime clericale spagnolo. Ed è curioso che appunto proprio su questo Carlo lascia la cosa. Non voglio parlare delle lettere, cioè rapidamente, è molto bello, molto umano il carteggio tra Marion e Sturzo. Sturzo manda sicuramente delle condoglianze subito dopo la morte, ma che non ho trovato, ma è chiaro che quella parte di carte della famiglia Rosselli dopo l'omicidio dei genitori, il trasferimento, la fuga in Svizzera, la partenza per l'America, è chiaro che sono andate purtroppo disperse. Però mentre Sturzo conservava invece tutto, era un grande metodico, ed è stata una fortuna anche perché scriveva le minute, quindi io ho trovato molto più carte di Rosselli a Sturzo che le conservava che carte di Sturzo a Rosselli, però per fortuna Sturzo spesso scriveva le minute e quindi ho ricostruito. Vorremmo avere, scrive Marion dalla Savoia, proprio nell'agosto del 37, quindi appena 2 mesi dalla tragedia: mamma, io ho migliori notizie della sua salute, spero che stia meglio e che sua sorella sia con lei. Quanto all'avvenire, passerà per Parigi, spero che vorrà conservare la cara abitudine di venirci a trovare. Come vi ho detto, poi si rivedono spesso in America, fanno singole battaglie, fanno battaglie comuni. In particolare c'era questo Matthew, corrispondente da Roma, un giornale americano che attacca l'Aventino, attacca, e loro rispondono insieme, fanno delle lettere insieme. C'è poi questo tentativo, qui c'è Paolo Palma che ha scritto, della Legione d'Italia, di Pacciardi, di Toscanini, di fare una legione, Sturzo, di fare una regione di Porta, anche loro sono molto impegnati, fanno conferenze, fanno cose, e poi carteggio si interrompe drammaticamente con l'ictus di Marion, con: caro Sturzo, lei sa se in prossima settimana partirà questo piroscafo, e cerchiamo di partire insieme, e poi naturalmente così. Credo che io purtroppo, quando scrivevo queste carte, non ho fatto a tempo a parlare con John, che è morto proprio nel periodo in cui stavo scrivendo, che avrei voluto incontrare. Ho parlato con Silvia e con le altre persone rimaste, però John era quello che ricordava che era grandicello, proprio gli incontri con Sturzo a Brooklyn. Se devo fare brevemente riferimento, e sono uscito fuori tema, all'attualità dei Rosselli, una, concordando con quanto hanno detto i relatori precedenti, certamente un'attualità importantissima, secondo me, è quella che la politica si fa anche con una base di cultura politica molto forte. Cioè, questi uomini diversi, molto diversi, ragionavano e parlavano tra di loro, discutevano, peraltro litigavano anche, discutevano in maniera molto accesa, tanto c'era un rispetto umano enorme nella diversità delle opinioni, enorme, e anche un affetto, ma soprattutto, insomma, si vedeva che loro discutevano su questioni
che avevano origine in una forte, una spessa, una densa cultura politica. Sicuramente questo. Non parlo ovviamente, i ragazzi sono andati via perché è stato un po' lungo, dell'esempio di questi uomini, perché Carlo e Nello Sei sono stati uccisi, Sturzo si è fatto 25 anni di esilio, Donati e Ferrari sono morti giovanissimi, Donati è morto di stenti, in una piccola soffitta, non ha mai conosciuto la figlia, l'ultima figlia, perché è scappato quando la moglie era incinta, non ha mai conosciuto la figlia, quindi sono drammi di uomini che per la libertà veramente hanno pagato tantissimo, e cioè, questa è anche la grandissima attualità, cioè di persone che per essere fieri, ligie al loro dovere, a quello che sentivano come coscienza, non hanno esitato a patire sofferenze enormi fino addirittura al sacrificio. Grazie. Grazie veramente a Giovanni Grasso per questo squarcio, poi rimando al suo libro che sarebbe anche bene ripubblicare, no? Se ne parlava con Franco. Se ne parlava con Franco Marini, sarebbe anche bene ripubblicare il libro di Giovanni Grasso. Dicevo, sarebbe bene ripubblicarlo, noi siamo disponibili. E perché è uno squarcio nuovo, non compreso, ma che è anche interessante e fecondo per queste intersezioni fra filoni di provenienza diversa, ma che appunto possono trovarsi nelle idee sulla Costituzione italiana e sulla ricostruzione. Io vi faccio grazia di un intervento, però brevissime notazioni, proprio veramente brevissime. La prima è questa. In questo periodo ci sono delle proposte di leggi, per carità, motivate positivamente, molto lodevoli, per reprimere diciamo busti di Mussolini, gadget vari assortiti. Pieno rispetto per questa iniziativa. Il problema vero però sarebbe far conoscere ai giovani questa storia, questo è veramente il problema. E non è... Diciamo la verità, se non ho capito male, adesso se ho sbagliato, alla fine proietteremo anche un filmato di 9 minuti della RAI per chi vorrà fermarsi a sentirlo, ma se non erro per ora non abbiamo passato il livello della terza rete. Fino alla terza rete questo 80° ci è arrivato. Ma seconda e prima rete non mi sembra, se non sono mal informato non mi sembra. Pensate voi quale sarebbe l'importanza se anche canali più popolari, diciamo, della televisione parlassero di queste storie. Sarebbe secondo me molto più eloquente della repressione di un gadget mussoliniano. Quindi ciascuno per quel che può, credo che debba fare del suo meglio perché questo avvenga. Noi appunto col sostegno di tanti, sono qui presenti, abbiamo cercato di svolgere queste celebrazioni, cominciandole a Parigi, poi a Bagnoles de l'Orne, a Milano, dove c'è stata una bellissima mostra con la Kulishov, in altre località d'Italia che adesso non cito, ovviamente a Firenze col trasferimento dell'archivio, oggi a Roma in Senato, le concluderemo, anche se poi non le concluderemo, ma simbolicamente all'Università Europea di Firenze, che ci farà portare questa bella mostra, qui è presente l'architetto Vanessa Stella che l'ha curata. Concluderemo con una mostra nella Villa Salviati, nel portico e nel chiostro dell'Università di Firenze, che come è noto, l'Università Europea, che come è noto è tra Fiesole e Firenze, a cavallo fra i due comuni. Insomma, ce l'abbiamo messa tutta, ma veramente una iniziativa come quella di oggi ci conforta nel dire che abbiamo fatto bene, perché c'è anche chi può dire benissimo, persone rispettabilissime, benissimo, un sacrificio, un crimine terribile. Ma oggi i problemi sono l'immigrazione, ma oggi il problema è la crisi economica, insomma non devo fare a voi quali sono i problemi, diciamo è un ricordo storico più che qualcosa di attuale. Invece mi sembra che il valore delle relazioni che abbiamo sentito oggi è di dimostrare l'attualità di questo messaggio. Se da vari punti di vista abbiamo dimostrato, anche cattolici, laici, di varie accentuazioni della sinistra, questi due termini di giustizia e libertà sono visti come un elemento fecondo su cui cercare di riformare una società che ha vissuto talmente tanto sulle disuguaglianze da farle diventare in qualche modo fuori controllo, che è stato quello che ha fatto il liberaliberismo. Sì, che seconda notazione, e poi smetto, quando nell'89 crolla il muro di Berlino, sembra che per il liberal socialismo, per il socialismo liberale, la via sia spianata. Il competitore, l'avversario di sempre, il socialismo autoritario, il comunismo sovietico, è caduto. E invece di avere una via spianata, diciamo, per un socialismo liberale, per una democrazia molto avanzata,
assistiamo a una rinnovata forza di quello che qualcuno chiama liberal-liberismo e che Carlo Galli chiama ordoliberismo, che è una parola più cupa, forse rende di più, non lo so. Sta di fatto che questo liberal-liberismo ha creato poi delle condizioni di disuguaglianza sia a livello planetario, sia nelle società industrializzate più avanzate, che a livello planetario si è messo in moto un processo di migrazioni di grandissime proporzioni. Voi avete tutto, noi non abbiamo niente, sai un po' com'è, noi veniamo da voi. E vale affermare. Dal punto di vista invece delle società più avanzate e industrializzate, abbiamo assistito alla nascita di un terzo interlocutore, c'è il socialismo liberale o la democrazia come la socialmente avanzata, c'è il liberismo e il liberalismo, ma la reazione delle classi non coinvolte nella globalizzazione ha creato un terzo interlocutore, un sovranismo identitario. Preferisco chiamarlo così che non populismo, che mi sembra un po' banale. È un sovranismo identitario per cui all'interno dei vari paesi si cerca l'America first, domani l'Austria per prima, cioè l'idea che di fronte a questi fenomeni si possa cercare di rinchiudersi, in qualche modo di arrestarli, attraverso un forte ritorno di uno spirito anche nazionale. Quindi il gioco oggi è a tre, poi ciascuno se lo traduce in Italia per come meglio crede naturalmente, il gioco anche perché è un po' diverso, insomma è un po' interrelato. Per rafforzare quello che possiamo chiamare il socialismo liberale, una concezione democratica molto forte socialmente, che cosa si può fare? Bisogna ripartire dai valori e dai principi, perché se non si riparte da quelli anche poi i programmi concreti stentano ad affermarsi nei confronti degli altri. Quando Hitler vince, Rosselli scrive nel 1935 un articolo bellissimo, europeismo o fascismo, perché dice Rosselli, a loro modo i fascisti e i nazisti hanno un ideale forte e dobbiamo contrapporre un ideale altrettanto forte. E lui dice contro i nazionalismi e l'europeismo, dice allora. È in qualche modo un altro elemento di attualità, cioè non puoi semplicemente contrapporre delle ricette programmatiche o pratiche che in qualche modo cercano di mediare o di sussumere certe istanze, ma devi cercare di contrapporre con molta forza dei valori e dei principi che siano convincenti e che siano alternativi. In questo io vedo l'attualità dei Rosselli e vedo anche l'attualità di quello che avete detto voi prima di me, tanto meglio di me, e cioè di un riarmo culturale della politica. E quando io ero giovane, se non avevi masticato, se eri cattolico un po' di dottrina sociale della Chiesa, se eri socialista dovevi sapere chi era Bobbio, insomma perlomeno, e se eri comunista dovevi conoscere Gramsci, se non avevi masticato almeno un po' dell'ideologia, della cultura, del tuo filone politico ideale, onestamente non passavi, magari poteva essere una rimasticatura, più o meno c'era qualche volta si rideva, ma insomma dovevi avere avuto una preparazione anche culturale. Oggi è diventato quasi il contrario, che se tu disprezzi quello che quasi diventa, ora esagero sicuramente, ma quasi diventa un merito. Quindi credo, ma questo è stato detto molto bene prima di me, che un riarmo culturale significa un riarmo critico, significa un riarmo di capacità di non andare dietro all'ultimo che passa, perché poi si sa che quando c'è questo disarmo culturale, a questo punto si cerca sempre la personalità salvifica. Questa magari funziona per qualche anno, poi siccome tutti siamo umani, anche la personalità salvifica dopo qualche anno viene logorata, se ne cerca un'altra e così via. Invece il vero problema è di riuscire ad essere insieme, di riuscire a collegarsi su un insieme di valori, di principi che possano poi ovviamente produrre le elaborazioni programmatiche, i comportamenti pratici, la prassi, diciamo, politica. In questo veramente vedo un'attualità di queste figure. E quindi credo che averle riproposte oggi in un convegno bellissimo che voi avete onorato e che ha avuto anche tanta partecipazione, credo che abbia proprio questo significato. Non è semplicemente, e anche se sarebbe importantissimo, un ricordo storiografico, storico, ricollocare queste persone nel loro periodo storico, i loro rapporti e quant'altro, ma cercare di vedere che c'è delle cose valide che possiamo riproporre. Anche perché l'antifascismo dei Rosselli è assolutamente cristallino ed è assolutamente diminuibile dal punto di vista della coerenza antitotalitaria, è un antifascismo antitotalitario a 360 gradi.
E qui ci sta l'importanza, no? Risorgimento, resistenza, antifascismo. Perché quando poi qualcuno cerca di riproporre queste stanche ricette, ma sì, però nell'antifascismo c'è il comunismo e quindi siccome c'è il comunismo non possiamo... di fronte a uomini come Rosselli e come Sturzo, di cui si è appena parlato, che cosa si può opporre? Non c'è mai stato una civetteria o un elemento di debolezza nei confronti di dittature e totalitarismi di alcun genere. Ecco perché credo che noi dobbiamo veramente pensare che questo è qualcosa di molto attuale e cercare di riproporla ai giovani. È andata via quella classe di Aprilia e quindi posso parlarne bene. Aprilia è Aprilia, chi l'ha fatta, chi l'ha fondata. E quindi l'idea che una classe da Aprilia sia venuta qui per conoscere i Rosselli credo che sia particolarmente interessante e particolarmente significativo. Grazie a tutti, troverete e potete prendere un catalogo di questa mostra, credo che le renda giustizia, spero che abbia tanti visitatori e grazie veramente per stare con me. Grazie mille. Ciao. 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 Ah, ciao, che piacere. Ci troviamo al cimitero Celentino di Cristiano, che nel cosiddetto quadrato dei fratelli Rosselli. I Rosselli vivevano a Firenze, dal 1920 al 1924 dettero vita a un'esperienza molto importante, il circolo di cultura, e questo circolo poi nella notte dell'ultimo dell'anno del 24 fu assaltato dalle squadre fasciste, pochi giorni dopo chiuso di autorità, ma immediatamente dopo cominciò l'esperienza del primo giornale clandestino antifascista d'Italia, che fu stampato a Firenze, Non Mollare. Davanti alla tomba dei fratelli Rosselli infatti ci sono quattro massi che rappresentano quattro...